Buonasera, buonasera al pubblico di In Onda. Nuova puntata, puntata lunga questa sera insieme con Concita De Gregorio fino a mezzanotte, fino buonasera. A tardanotte, viva e viva. La crisi dei 5 Stelle e le violenze nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, i due grandi temi di questa sera con grandi ospiti. Federico Pizzarotti, sindaco di Parma, buonasera e benvenuto. Buonasera. Annalisa Cuzzocrea, i nostri inviati sul campo. Luca Sappino alla ricerca dei 5 Stelle in una giornata, in una serata, notte cruciale come questa. Elena Testi, collegata invece da Santa Maria Capua Vetere, dove ha appena avuto un corpo a corpo televisivo con Matteo Salvini, e tutte le ultime notizie, Ilaria Cucchi, Maurizio Landini e ovviamente Concita De Gregorio. Pubblicità e torniamo subito in diretta tra poco. Buonasera, buonasera e bentornati a In Onda. Stasera uno stress test per me e David Parenzo, staremo insieme noi due e anche con voi, speriamo con la maggior parte di voi. Seguiteci numerosi perché non sapremo come andrà a finire, staremo fino a mezzanotte insieme, no? Sì, non soli. Pensi di potercela fare? Dico, pensi di potercela non fare? Non vedo l'ora. Non vedo l'ora. Proviamo, vediamo che cosa succede. Una giornata molto, molto, molto calda da tanti punti di vista. Noi abbiamo qui in studio con noi, come vi ha detto David poco fa, il sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Benvenuto, sindaco. Grazie mille, buonasera. Di aver accettato buonasera. Il nostro invito. Abbiamo collegata dalla redazione di Repubblica Annalisa Cuzzocrea. Ciao Annalisa, grazie di essere con noi. So che stai scrivendo. Buonasera, grazie a voi. Ti prenderemo pochissimo tempo, devi chiudere il pezzo. La giornata sul Movimento 5 Stelle è, come dire, incandescente. Pare che ci sia qualche novità imminente, forse mentre siamo in onda potrebbe arrivare una dichiarazione di Giuseppe Conte a proposito della sua decisione di fondare o non fondare un partito. Di questo parleremo tra un momento con Luca Sappino e subito dopo andremo a Santa Maria Capua Vetere, dove la nostra inviata Elena Testi ha assistito all'ingresso di Salvini nel carcere, dove sono successi i fatti di cui tutta Italia parla da almeno 24 ore. Andiamo, prima di andare da Luca Sappino però volevo fare una domanda a Federico Pizzarotti, primo sindaco eletto per il Movimento 5 Stelle nel 2012, quindi prima dell'esplosione a livello nazionale del Movimento. Lei fu definito sindaco da Beppe Grillo un miracolo. In Piazza San Giovanni nel 2013, nella grande manifestazione, Grillo disse di lei: i miracoli possono accadere. Era stato eletto sindaco, insomma, di una grande città, 200.000 abitanti, Parma, in classifica fra le città italiane, che cos'è? Quindicesimo posto, quindi una grande città. Se non che subito dopo, di nuovo lei per primo, è come dire un precursore, no? Da tutti i punti di vista, lasciò il Movimento dicendo quello che ieri ha ripetuto, cioè io lo sapevo da allora che era un padre padrone. Lei lo sapeva da allora? Ma che Grillo fosse un padre padrone e inaffidabile, penso che, insomma, se pensiamo di scoprirlo oggi, forse tante persone non sono state attente al percorso. Insomma, i fatti fanno la differenza e le azioni concrete. Passare in pochi anni dal no euro all'euro, da non stiamo con nessuno, a stare sia con la destra che con la sinistra, penso che siano, e tutti con la benedizione di Beppe Grillo, penso che siano, insomma, siano delle evidenze del fatto che l'inaffidabilità, l'incertezza del Movimento 5 Stelle era ampiamente, insomma, prevedibile. L'epilogo, perché penso che questo sarà uno dei passaggi dell'epilogo, di una spaccatura tra diverse fazioni, penso che purtroppo, insomma, in 10 anni ci sia stata questa curva che ha forse preso anche il peggio in tanti casi, anche in termini di lobbismo, dai partiti che magari ci hanno messo 40 anni a fare lo stesso percorso. Vedremo come andrà a finire. Ma tu, David, ti ricordi quale fu il caso Sbelli? Cioè, che cosa accadde tra lei e, certo, Beppe Grillo esattamente? Ma nel nostro caso, che poi non era Beppe Grillo, era piuttosto Gianroberto Casaleggio, che all'epoca ovviamente dettava la linea politica del Movimento 5 Stelle anche con pugni abbastanza di ferro. La scusa nel mio caso, dopo che avevo fatto notare tutte cose che forse oggi in tanti casi mi hanno dato ragione, avere una classe dirigente di persone che avessero delle competenze. Nell'ultimo tornata elettorale tanti di quelli che erano candidati erano presi fuori dal Movimento 5 Stelle, che ci fosse una base territoriale, che ci fossero delle regole, ci fosse la necessità di strumenti e di direttori.
cose che sono sempre state fatte dopo che noi avevamo fatto queste riflessioni, ma nel nostro caso eravamo eretici, quando l'hanno fatto erano dalla parte del giusto. Questo però con un continuo cambiare, direttori fatti, tolti, votazioni di capi politici fatti, tolti. Lei una volta, cioè, la interrompo, mi scusi, mi aveva detto che un segnale per lei molto importante fu quando Grillo disse, a proposito della candidata sindaca di Genova, non mi piace, non sono d'accordo. Penso che fosse stato uno dei momenti più bassi rispetto alla democrazia diretta che doveva essere, votazione fatta online, scelta, aveva vinto una candidata, non andava bene al capo bastone dell'epoca della regione, voglio dire che poi a sua volta è uscita e si è fatta una lista da sola, quindi è paradossale questo corso e ricorso, ha detto fidatevi di me, rifacciamo la votazione, non è la persona giusta. Dalla democrazia diretta fidatemi di me, insomma c'è una certa differenza. Sappino e Cuzzo Crea, certo non dovrei essere io a difendere i 5 Stelle, però tutt'altro, però nonostante questa descrizione che lei fa, assolutamente veritiera, 5 Stelle fino a poco tempo fa era il primo partito italiano, quindi voglio dire, anche tutto questo ondivagare che lei giustamente descrive, l'elettorato a un certo punto l'ha premiato. È vero, però anche questo, il sindaco, quindi, è stato rieletto dopo essere uscito dal partito. Ma anche Renzi nel 2014 aveva il 40%, cioè anche Salvini aveva il 40%. Cioè lei sta dicendo che faranno la fine di Renzi, questa no, è la... No, è che l'ondivagare purtroppo, no, penso sia della politica italiana e dell'elettorato che si sposta. La Meloni era il 4, oggi è il 20. Sì, sì, sì. Andiamo a sentire cosa dice Luca Sappino, certo. e poi sentiamo la giornata subito di Cuzzo Crea. Certo. Sappino, dove sei? Che succede? Allora, io sono in uno dei luoghi ormai più importanti della politica italiana, cioè il marciapiede sotto casa di Giuseppe Conte. Ho passato la giornata a registrare lo spaesamento dei deputati e dei senatori del Movimento 5 Stelle, di quello che è ancora il primo partito nel Parlamento italiano. Spaesamento convogliato alla fine in una nota firmata tanto dai senatori quanto dai deputati, in cui si chiede un incontro a Grillo, un incontro a Conte, si chiede di poter leggere lo statuto proposto, la bozza di statuto proposta dal leader in pectore, da quello che era il leader in pectore del Movimento 5 Stelle, e poi ovviamente ho passato la giornata sotto casa di Conte in attesa di una dichiarazione che è arrivata pochi minuti fa e in cui Conte ha risposto all'appello in qualche modo dei deputati e si è detto sempre pronto a rispondere agli invito dei parlamentari e a discutere con loro dello statuto. Quello che non ci ha detto Conte alle domande con cui l'abbiamo rincorso mentre saliva in macchina è se lui si considera ancora dentro al movimento e se incontrerà Beppe Grillo nelle prossime ore. Su questo però ti posso aggiungere che delle fonti vicine all'ex presidente del Consiglio mi dicono che non è previsto al momento un incontro con Beppe Grillo. Bene, bene. Altri aggiornamenti? Annalisa, sentiamo un momento Annalisa, David. Assolutamente. Annalisa, la giornata di oggi sembrava caratterizzata dal ruolo di pontieri, di mediatori di Di Maio e Fico. Del resto Fico anche qui da noi l'altro giorno, lunedì, era stato molto prudente. Ti ricordi, ha detto una giornata qualsiasi. Non è successo niente, era chiaro che avrebbe avuto un ruolo, voleva avere e avrebbe avuto un ruolo di mediazione. Non mi sembra che la mediazione sia andata in porto e anzi mi sembra che siamo vicini, Annalisa, a un annuncio abbastanza importante. Com'è nella tua penna la giornata? È molto importante quello che ha detto Luca, cioè sono importanti le cose che Giuseppe Conte non ha detto, come spesso accade. Non ha parlato di un incontro con Grillo, non ha parlato di un confronto con Grillo, che era quello che chiedevano i parlamentari. I parlamentari dicevano venga a mostrarci lo statuto insieme a Grillo. Conte ha detto io vengo a mostrarvelo, però non ha minimamente parlato del garante, perché mi pare chiaro a questo punto che le loro strade si stiano separando e che non ci siano mediazioni possibili. Luigi Di Maio stamattina su quel marciapiede lo ha attraversato, è entrato in casa di Conte alle 9 del mattino, ci è rimasto un'ora, ma da quello che sappiamo non lo ha assolutamente convinto a fare passi indietro. Ma come potrebbe poi fare passi indietro dopo tutto quello che si è consumato, dopo le cose che sono state dette e soprattutto dopo una visione inconciliabile di movimento che è apparsa, la sua rispetto a quello di Beppe Grillo, a quella di Beppe Grillo, quello che ricordavate, quello che è successo con Marika Cassimatis, la candidata sindaca di Genova, che non piaceva ad Alice Salvatore, che appunto adesso ha creato il movimento del buonsenso. Alice Salvatore era la fedelissima di Di Maio, di Grillo, anche di Di Maio, in Liguria, e aveva detto no, questa candidata non va bene. Ecco, questa cosa qui, col nuovo statuto
che aveva preparato Conte non la potrebbe più fare Grillo. Il garante non ha più questo potere di invalidare una votazione o una decisione politica presa, ed è evidente che questo potere Beppe Grillo lo voleva ancora. Ma tu, Annalisa, che previsioni fai? Che cosa potrebbe succedere a questo punto? Stasera, stanotte? Stanotte non lo so, secondo me decanteranno un po'. Adesso Vito Crimi ha detto che indirà la votazione per il direttivo con un'altra piattaforma, non su Rousseau. Ha scritto a Grillo e ha detto va bene, votiamo il direttivo, facciamo come dici tu, su un'altra piattaforma. Dicendo questo, sta dicendo che il movimento segue quello che dice Grillo, ma a questo punto è chiaro che Conte prenderà un'altra strada. E bisognerà capire qual è questa strada, se formare subito dei gruppi in Parlamento, se fondare un nuovo partito e darsi un po' più di tempo, e soprattutto quello che bisognerà capire, lo capiremo solo nei prossimi giorni, è quante persone del movimento sono pronte a seguirlo. C'è una cosa molto importante, che i tre esponenti del comitato di garanzia, quindi le persone che con Grillo sono i custodi delle regole, tutti e tre hanno detto noi non siamo d'accordo con Grillo, noi siamo d'accordo con Conte, e quindi potrebbero essere i primi a seguire l'ex premier su una nuova strada dimettendosi. Quello che accadrà è molto semplice, ci sarà una scissione e non andrà bene per nessuno. Potrebbe, secondo te, David, già essere nelle prossime ore? Potrebbe accadere nelle prossime ore? E infatti proprio esattamente il punto di domanda che poi gireremo nel corso della serata a Sappino, che sta cercando di battere strade perché di Roma. Conte diceva non lo terrò nel cassetto, e poi voci di corridoio dicevano oggi forse stasera. Luca, guarda, io ti posso dire che passerò la mia serata a presidiare i ristoranti di norma bazzicati dai senatori e deputati del Movimento 5 Stelle alla ricerca della risposta. Cioè, vuoi dire che se fosse stasera saremmo i primi a saperlo? Anche se qualcuno è partito, Sappino. Oggi ho parlato con Toninelli, quindi non svelo nulla di particolare, ma prima di andare in onda ho detto c'è il nostro Sappino lì, perché lei non si collega con Sappino? E dice, oggi sono già partito, quindi qualcuno, visto che sta arrivando il weekend, se ne è già andato. Ma Pizzarotti, davvero tutta la questione, che poi ha fatto esplodere questa sorta di diarchia, ruota semplicemente intorno allo statuto, cioè l'idea del partito, no? In cui l'accusa è il progetto di Conte è rivolto all'indietro, mentre quello di Grillo guarda un partito che non c'è, un partito del futuro, non i partiti del Novecento. Il tema davvero è questo? Ma che Grillo guarda un partito del futuro, un partito che non c'è, ecco, esatto, che non c'è. La regola, qualcuno di recente ha detto Grillo vive nel caos e nel caos si trova molto bene. Sì, ma è quel caos, e però penso che sia l'ha affascinata in qualche modo. Scusi se glielo chiedo, ma essendo lei un militante e dirigente della prima ora. Assolutamente, dirigente è una parola grossa, perché non sono mai stati, anzi sindaco, all'epoca erano abbiurati da tutti. Un miracolo, pensare il direttivo. No, era un miracolo. Ragazzi, vi posso interrompere solo un momento, sì, perché certo, avete evocato Toninelli, vorrei farvi ascoltare, oggi Toninelli ha parlato, sentiamo un momento così lo commentiamo insieme. Il problema è grosso, interno, auspichiamo che questi rapporti tornino ad essere sereni. Beppe a un certo punto fa capire che potrebbe Giuseppe Conte, nonostante quello che ha dimostrato come Presidente del Consiglio, giustamente proposto e voluto dal Movimento 5 Stelle, possa non essere la persona adatta per il movimento, e lo dobbiamo accettare anche questo. Questo non significa che è morto il movimento. Lo statuto deve essere visto, visionato, discusso e votato da tutti. Io mi permetto di dire però che doveva essere fatto prima, perché c'è stato presentato da Giuseppe in conferenza stampa come un prodotto finito come una sorta di prendere o lasciare, senza il quale il percorso di Conte nel movimento si interrompeva. Si può anche lasciare spazio agli altri e mettersi magari in seconda linea, avere nuovi e diversi incarichi. Non siamo un esercito con un comandante che dà l'avanti marche, che dà l'alt, che dà il rompete le righe. Ma non so, che tono, come lo interpreta questo messaggio? Ma l'incoerenza fatta persona, ha detto non siamo un esercito dove non c'è un generale che dà l'avanti marcia e rompete le righe, quando c'è stato esattamente un generale, cioè Grillo, che ha dato rompete le righe in più di un'occasione. Lei è ingeneroso però, No, andiamo a sentire Annalisa un momento su Toninelli. Coerente. Annalisa, basta leggere le parole e i fatti soprattutto, perché i fatti dicono sempre la verità. Annalisa Cuzzocrea, una interpretazione autentica, una esegesi del messaggio di
Toninelli, come se fosse proprio una versione, sai, la versione di Greco. Però mi chiedi troppo, l'esegesi autentica di Toninelli è proprio chiedere troppo. Beh, ti posso dire che Toninelli non credo che lascerà il Movimento 5 Stelle di Beppe Grillo, come molti parlamentari vorrebbe una composizione, quindi dice delle cose contraddittorie perché deve cercare di tenere insieme tutto, no? Ma appunto tifa per una composizione che farebbe perdere meno consenso anche elettorale sia al movimento, ma temo che non gli andrà bene, ecco. Una cosa in più, in molti hanno scritto in queste ore, tu come dire ne sei una delle principali, visto che hai seguito da sempre il Movimento 5 Stelle, che alla Camera in molti potrebbero seguire Beppe Grillo, mentre al Senato Conte, per un motivo anche qualcuno diceva piuttosto banale, cioè la questione del mandato, no? E quindi la possibilità di essere rieletti. Torna questa versione dei fatti, è una cosa che poi potrebbe sostanziarsi? Sì, guarda, non c'è solo la questione del mandato, io sono d'accordo con te quando dici non bisogna essere troppo ingenerosi, non ci sono solo delle questioni personali, ci sono delle personalità del movimento, personali nel senso di interesse anche per un proprio futuro politico, ci sono delle personalità del movimento che sono state aiutate da Conte a venire fuori, che hanno lavorato bene con Conte e che probabilmente non vorranno perdere l'occasione di seguirlo in una nuova avventura politica, penso al ministro dell'Agricoltura Stefano Patonelli, penso alla vicepresidente del Senato Paola Taverna, agli esponenti del comitato di garanzia che dicevo e a un folto gruppo di senatori con cui Conte ha saputo coltivare un rapporto, tanto che li ha anche sentiti nell'ombra in quest'ultimo mese, ha fatto delle call con tutti i senatori, sappiamo che il capogruppo dei senatori Ettore Licheri è vicino al Presidente del Consiglio. Alla Camera è vero, c'è una folta truppa di deputati al primo mandato che non vedono l'ora di mandare via i vecchi, tra virgolette, che quindi quasi quasi in questo ritorno di Grillo vedono l'occasione per far fuori un po' di persone che al prossimo giro, quando ci saranno, ricordiamolo, meno seggi in Parlamento e il Movimento 5 Stelle avrà, stando ai sondaggi di adesso, molto meno consenso di quello che ha avuto, i posti sono pochi. Ma questo è un e grande quindi è vero, tema. C'è una volta truppa al primo mandato... No, Annalisa, scusa, no, scandiamolo un momento meglio questo tema, perché il referendum sul taglio dei parlamentari, che è stato il grande successo del Movimento 5 Stelle, porterà a una riduzione drastica del numero dei parlamentari e se dovessero calare i consensi del Movimento stesso, gli eletti sarebbero, si stima, più o meno un terzo, è così? Eh beh sì, tu pensa che il Movimento aveva quasi il 33% e adesso è stimato non oltre il 20%, diciamo. E con una scissione sarebbe stimato ancora, oggi ho letto un sondaggista che parlava addirittura del 7-8% dando il 10-15% a Conte. Quindi pensate quanto sono preziosi quei posti per la rielezione. Però è anche vero che Grillo, quando è andato a parlare ai parlamentari, non a caso ha detto: io sono sempre stato contrario a un terzo mandato, però se ne può parlare, perché in questo momento sia Grillo che Conte sono un po' in campagna elettorale, cioè stanno cercando di portare dalla loro i parlamentari e quindi non è un caso che stanno a litigare sul io non avevo chiesto troppo, io avevo chiesto di meno, non è vero che avevo delle pretese assurde, perché stanno cercando di convincere gli eletti che non hanno preteso troppo potere, che era l'altro che era pretendeva l'altro. Troppo potere. È stato l'altro. Annalisa, ti chiediamo di restare ancora con noi qualche minuto, proprio qualche minuto, poi torni al tuo pezzo. Io ho una curiosità però da chiedere a Pizzarotti, perché è impensabile un Movimento 5 Stelle senza Beppe Grillo. Cioè, voglio dire, lui è il fondatore di questa forma nuova di movimento. Come si fa a pensare di metterlo in un angolo? Però in realtà non è impensabile, perché lui stesso nel 2018, vado a memoria, aveva detto: mi faccio da parte, faccio un passo di lato. Sono stanchino, un certo tolgo punto di il nome, lo spesso, tolgo il nome dal logo. Questo lo dicono spesso, caso, non succede mai. No, non a caso nel logo non c'è più scritto Beppe Grillo. Ma non solo, cioè, a tutte le latitudini politiche. Tu conosci politiche. Qualcuno che si è fatto mai da parte? No, a Africa e cose, nessuno è mai andato. Africa, no, certo, cioè, niente, non... Mi faccio da parte, non si è mai visto accadere. Ma Conte, sarebbe un bel gesto in generale. Ove mai stasera dovesse dare l'annuncio di questo nuovo partito, suo partito, siccome anche lei sindaco a un certo punto aveva tentato di fare un partito dei sindaci, si chiamava Italia in Comune, esatto. Si chiama Italia in Comune. Si chiama Italia in Comune. Ecco, lei si sentirebbe in un futuro prossimo in sintonia possibile con Conte?
Allora, io Conte non l'ho mai incontrato se non in momenti ufficiali insieme all'AI, delegati dell'ANCI. Sicuramente l'area è un'area, sicuramente a me affine, cioè un'area di moderati. Oggi si diceva, poi la critica dell'aver detto un moderato di centrosinistra, penso che invece sia la connotazione più evidente a tutti e più forse naturale, è sicuramente un'area in cui mi ritrovo, in cui oggi c'è tanto movimento. Quindi questo, Davide, è interessante, perché molti dei fuoriusciti dei 5 Stelle insofferenti all'assetto padronale potrebbero tornare in questa nuova dimensione, no? Che quindi lei ha messo nel congelatore e potrebbe scongelare in qualche modo. Allora, vi potreste ritrovare. Secondo me c'è un tema di base. Prima di tutto è, perché purtroppo parliamo sempre di persone, poche volte di idee, di valori. Il Movimento 5 Stelle penso che abbia esaurito la sua spinta, perché non è più antisistema, perché ha il governo con tutto e il contrario di tutto. Ha finito le sue poche proposte, pensando al reddito di cittadinanza e vedendo anche l'esito del reddito di cittadinanza tra i navigator, la distribuzione del reddito stesso, l'utilizzo del reddito stesso, i controlli sul reddito. Quindi oggi cosa sta proponendo il Movimento 5 Stelle? Niente. Ha un'immagine e un peso legato ai parlamentari collegato al 33% del 2018, ma in realtà non ha una spinta propulsiva programmatica. Un elettore oggi del Movimento 5 Stelle lo fa per affezione, lo fa perché esprime qualcosa. Però è cruciale per l'equilibrio di un governo, che è un governo oggi, che deve portare a casa il recovery, la fine del piano vaccinale, e che deve eleggere, mettere in condizione il Parlamento di eleggere il Presidente della Repubblica. Mi scusi, Sindaco, io volevo tornare dal Sappino, il marciapiede di Conte, perché Luca Sappino ci ha fatto un riassunto della giornata del Movimento 5 Stelle, così la vediamo insieme. Vediamo. Luigi Di Maio è arrivato presto stamattina a casa di Giuseppe Conte. Un'ora intera di colloquio, poi durante una cerimonia ufficiale parla fitto fitto con Roberto Fico. La giornata prosegue tutta così. Solo che di queste trattative i parlamentari sanno poco e niente. E così anche quelli che in genere parlano, i più loquaci, oggi no. Oggi sono in silenzio, davvero troppo casino. Non scappi, Castaldi! Ci racconti delle ultime mediazioni? Noi dobbiamo dirlo a lei. Senatore Perilli, come vanno le trattative, senatore Perilli? Avete avuto consegna di silenzio? No, che non avete elementi, perché è una trattativa che stanno facendo? Mi sembra che tutti mi chiamino che è il silenzio, però insomma adesso io mi prenderei un po' di tempo di riflessione. Senta, senatrice, lei però, come molti suoi colleghi, come si sente? Amareggiata, delusa? Sicuramente un senso sì, di mortificazione e umiliazione, perché di fatto si commenta da sé il tutto. Nessuno di voi parlamentari ha letto la proposta di Giuseppe Conte? No, la proposta di Giuseppe Conte è stata consegnata a Grillo e credo a Vito Crimin. E pensare che poche settimane fa Conte si era informato in questo palazzo per un appartamento. Ma Conte l'ha messa qua la sede del Movimento 5 Stelle, l'ha preso l'appartamento? E ancora non si sa niente. Avevano liberato però, era tutto pronto e non sono venuti. No, non si sa ancora. Ancora non è neanche sicuro che vengano veramente. Direi di no, eh. Presidente, andrà alla Camera per illustrare lo statuto? Andrà alla Camera? Presidente, andrà alla Camera per mostrare lo statuto ai deputati che gliel'hanno chiesto? Se c'è un invito, volentieri, ci mancherebbe. Sono sempre a disposizione dei parlamentari, dei deputati, senatori. Vedrà. Grazie. Quindi resterà nel Movimento 5 Stelle, lei? Presidente Grillo? E questo era il racconto del nostro Luca Sappino. Allora, Annalisa Guzzocrea, effettivamente questo fatto di uno statuto che viene custodito e scritto gelosamente in alcune stanze e non è nella disponibilità e nella conoscenza dei deputati e senatori è un elemento alquanto curioso, no? Perché se tu devi fare, come dire, La cosa divertente è che adesso tutti e due i contendenti dicono di volerlo mostrare, ma che vogliono il permesso dell'altro per mostrarlo. Cioè Conte dice, se volete ve lo mostro, però Grillo deve essere d'accordo, Grillo adesso lo pubblico io, così capite perché non andava bene. Perché e però secondo non lo te? Fa perché... Scusami? No, dico perché secondo te? Proviamo a spiegarlo al pubblico, io non l'ho capito personalmente, forse
Concita, sì, ma perché tenere questo statuto in nascosto? In realtà ognuno di loro è convinto che nello statuto ci sia la chiave, ci sia la chiave del torto dell'altro, no? Però è perché ognuno di loro lo vede dal suo punto di vista e pretende che gli altri lo vedano dal suo. Io ho parlato con entrambe le parti, con chi è vicino a entrambe le parti, e appunto mi indicano i singoli punti come delle cose assurde che l'altro voleva fare. E c'è uno stato di incomunicabilità in questo momento che, per questo vi dico, vedo difficilmente ricomponibile, nonostante gli sforzi di cui Luca parlava, di Di Maio, di Fico, di cui voi dicevate prima, perché c'è proprio una diversa visione. Io Pizzarotti lo conosco bene, sono andata, lui tentava di fare uno statuto, cioè tentava di fare di dire che il movimento aveva bisogno di organi democraticamente eletti, di una, ed era considerato per questo un eretico, oppure gli dicevano: ah, ma parla come uno del PD. Sembra la preistoria, però è stata la ragione del suo allontanamento forzato dal movimento. Non è facile per Beppe Grillo, che ha creato un movimento che, ricordatevelo bene, la parola d'ordine del primo Vaffadei era distruggere i partiti. Certo. Distruggere i partiti. Per un movimento che nasce col programma di distruggere i partiti, farsi partito è una cosa bella complicata. Non era difficile immaginare che non potesse andare così liscia come sembrava fino a 2-3 mesi fa. Annalisa, senti, mentre Luca Sappino, forse lo vedi, sta cercando per i vicoli di Roma il ristorante in cui forse qualcuno potrebbe essere, sai, nelle sale interne, nei privé dei ristoranti intorno al Pantheon, potrebbe essere riunito. Sentivi prima che il sindaco Pizzarotti diceva: beh, c'è molta sintonia con Mo, abbastanza, potrebbe esserci sintonia con Conte. Come si potrebbe chiamare questo partito di Conte? Secondo te potrebbe radunare appunto personalità e forze, energie e anche l'elettorato, diciamo, di persone come Pizzarotti? Che no, intanto il nome, è una curiosità, ma che nome potrebbe avere? Guarda, secondo me non lo chiamerà mai Conte, come si è detto e Conte, si è scritto, no? Dicendo che voleva mettere questo Conte nel simbolo, perché appunto la battaglia di Conte è dimostrare che lui non vuole fare un partito personale con un padre padrone, e quindi quello che cercherà di fare è una cosa che dia l'impressione quantomeno della massima democrazia e di un allargamento alla società civile. Quindi il nome sinceramente non lo riesco a immaginare. Ti dico come non si chiama: non si chiama Conte, non si può chiamare a questo punto neanche Movimento 2050 come voleva fare, dubito che possa scippare la parola movimento, e penso che persone come Federico Pizzarotti possano essere attratte da un progetto di questo tipo. Però ricordiamoci che ci sono anche altri fuoriusciti con altre parole d'ordine, tipo Barbara Lezzi, Nicola Morra, Alessandro Di Battista, che invece potrebbero essere attratti al contrario da un movimento meno governista, che torna alle origini, meno antagonista moderato e movimentista. Antagonista, certo. Più, come al solito, più di lotta che di governo. Beh, sì, c'è, sì. Intanto, tra poco la vedremo ospite in studio, ma ci ha intanto raggiunto Ilaria Cucchi e la ringraziamo, la facciamo vedere dalla regia, la ringraziamo per essere con noi in una giornata importante come questa, perché tra poco apriremo la pagina dei fatti di Santa Maria Capua Vetere. Io volevo chiedere al sindaco, intanto grazie Annalisa Puzzolea di essere stata con noi, grazie e buon grazie lavoro. Grazie a voi, un saluto Ilaria Cucchi. A presto. E invece sindaco Pizzarotti, lo statuto sembra un oggetto astratto, no? Sembra che tutta la discussione sia intorno a una carta, però in realtà è la carta dei poteri, no? È l'anello del potere, se fosse una saga sarebbe, ma è quello che dà la forza. Uno statuto c'è già e il movimento, un partito lo è già, semplicemente non ha mai voluto esplicitare proprio in questa, come dire, magma, esplicitare delle cose per poterle reinventare e cambiare continuamente. Ricorderete, o forse non ricorderete, i due regolamenti, le due associazioni diverse, le cause fatte dagli esclusi della città di Napoli quando non erano stati candidati ed erano stati esclusi. Ci sono tante storie che determinano, come dire, potestà e anche soprusi di tanti attivisti che sono usciti, come dire, senza avere un nome e senza magari avere un invito per raccontarlo. Ma la storia di nepotismo del Movimento 5 Stelle è dall'inizio. Io ho sempre detto, nel 2013 con l'elezione a livello nazionale poteva cambiare, migliorare, raddrizzare tutte queste storture che nascevano dal Vaffadei o peggiorarle.
io lascerei a voi. Nepotismo, come dire, ha detto. Nepotismo. E ha parlato di Napoli. Noi ci rivediamo tra poco con Federico Pizzarotti in un confronto con il ex e candidato sindaco di Napoli Antonio Bassolino. Quindi grazie Federico Pizzarotti, a fra poco. E lanciamo, David, vuoi lanciare tu Elena Testi? Sì, oggi la nostra Elena Testi era a Santa Maria Capua Vetere, dove si è recato in visita anche il leader della Lega Matteo Salvini. Ci racconta questa giornata Elena Testi, e subito con noi in studio Ilaria Cucchi e tanti altri ospiti. Il servizio. Tu hai parenti dentro il carcere? Mio padre. Tuo padre è dentro? Sì. Loro, che sono della polizia, dovrebbero proteggerli, non fare quello che hanno fatto. Percosse, umiliazioni, manganelli che offendono il corpo e la dignità. È questo quello che viene ripreso dalle telecamere del circuito interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere. Può definirsi uno dei più drammatici episodi di violenza di massa ai danni dei detenuti, si legge nell'ordinanza. Ora sono 117 gli agenti indagati, 52 raggiunti da misure cautelari. E a raccontare quel che è accaduto sono i detenuti, come Carlo, agli arresti domiciliari. Sono entrati cella per cella, sezione per sezione, 200-300 agenti penitenziari, si hanno picchiato a tutti, dal più piccolo al più vecchio, pure persone di 60-70 anni hanno preso e mangiato. Ci hanno fatto spogliare nella cella, nudi, ci hanno picchiato quei manganelli. Ci hanno portato nelle salette, ci hanno fatto rivestire, ci hanno portato nella saletta. Là ci hanno iniziato a picchiare un'altra volta a colpo di manganello. Tutti hanno partecipato, cioè nessuno degli agenti della polizia penitenziaria ha detto fermatevi? No, nessuno. Loro si sentivano protetti da qualcuno al di sopra di tutti, che diceva me la vedo io, faccio staccare le telecamere, fate quello che dovete fare. È un'azione sfuggita di mano. Ma un'azione sfuggita di mano la giudica? Sì, sfuggita di mano a chi era preposto ai controlli. Quella non è dimostrazione di potere di uno stato di polizia, quella è frustrazione, quella è frustrazione. Ha anche detto che comunque i turni, i poliziotti sono stati sottoposti in quel periodo veramente a turni pesanti, anche massacranti. Ecco il segretario della Lega, Matteo Salvini. Ritenevo mio dovere essere qua a ricordare che chi sbaglia paga. È stata una mattanza la rivolta che c'è stata in queste ed altre carceri, con morti, con feriti, con incendi. Sembra quasi che stia giustificando però questo atto, diciamo. No, questo lo dice lei e per il solo dirlo se ne deve vergognare. Nelle settimane precedenti a questi episodi inaccettabili ci furono morti, feriti, incendi e devastazioni nelle carceri di mezza Italia. Io vorrei avere certezze sulla colpevolezza. Non ci si deve vergognare mai nel fare le domande, e questa è la prima questione della serata. Allora, Ilaria Cucchi, buonasera, grazie buonasera. Per essere con noi e benvenuta. Direi più certezze di così. Adesso ne parliamo perché abbiamo tanto da dire su questo. Elena Testi, che è collegata da Santa Maria Capua Vetere, l'avvocato Fabio Anselmo. Buonasera, avvocato, che è legale della famiglia Cucchi e Aldovrandi, avvocato impegnato nella battaglia dei diritti civili e che ha condotto molti importanti processi proprio su questo tema. Grazie, avvocato, per essere con noi. E Nello Trocchia, che è il buonasera collega... A voi. Buonasera. Che ha fatto scoppiare il caso sul quotidiano Domani con queste incredibili immagini. Ciao Nello, buonasera. E che domani, io direi, Concita, da qui partiamo con queste chat clamorose che domani verranno pubblicate. Il Domani titola così: il depistaggio per provare a nascondere le violenze, la spedizione punitiva nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. E caro Nello, partiamo dalla notizia del giorno. Sì, Nello, insieme a Federico Marconi firma domani questa prima pagina di Domani in cui parla di depistaggi. E Nello, voi pubblicate anche questi messaggi su WhatsApp subito dopo la mattanza: non si è salvato nessuno, ci siamo rifatti, 350 passati e ripassati, e nei giorni successivi la vedo nera, mo succede il terremoto, pagheremo tutti, 300 agenti e una decina di funzionari. Ma quello che fa più impressione di tutti, a mio parere, è quello del giorno prima della mattanza, che
dice: li abbattiamo come i vitelli, allora non passa nessuno, domate il bestiame, i ragazzi sanno cosa fare. Non c'è molto da spiegare, Nello, però questi sono messaggi di WhatsApp che spiega chi si è scambiato con chi. Questi sono i messaggi che si scambiano gli agenti della polizia penitenziaria prima della mattanza del 6 aprile 2020. Non si salva nessuno degli agenti della polizia penitenziaria, è coinvolta l'intera catena di comando, non ci sono le mele marce. L'intera catena di comando significa il comandante del reparto, significa tutti quelli che erano preposti al controllo del carcere, tranne la direttrice che avrebbe dovuto disporre la perquisizione, ma che non c'era in quelle settimane per malattia. Tant'è che la perquisizione straordinaria, che si trasforma in una spedizione punitiva, in un massacro generalizzato, viene disposta dal provveditore regionale Antonio Fullone, che è stato interdetto dalla magistratura lunedì scorso e che era rimasto al suo posto sia col ministro Bonafede sia con la ministra Cartabia, nonostante l'indagine a suo carico da noi rivelata lo settembre scorso e nonostante avesse disposto lui la perquisizione. Mi fai tu una domanda? Chiaro. Ma posso chiedere a Ilaria Cucchi che effetto le fa sentir dire parole come domate il bestiame o li abbattiamo come vitelli? Terribile. Vedere quel video e ascoltare queste parole non può che farmi tornare in mente quello che ha vissuto mio fratello. Domate il bestiame, dice questo messaggio. Infatti, poi cercheremo di analizzare anche il ruolo della polizia penitenziaria. E anche la catena di comando. La catena di comando, lo spirito di corpo che anche nel caso Cucchi ha rallentato. Le indagini, le inchieste ci sono avuti 9 anni e la testimonianza di Anselmo e Cucchi è qui per questo. Pubblicità. Tra un momento torniamo qui con Nello Trocchia che ci racconta in cosa consiste il depistaggio per nascondere le violenze. Mini spot, davvero sono 60 secondi, questo vediamo, ve lo promettiamo. Vediamo. No, promesso. Bene, allora di nuovo in diretta sulle vicende di Santa Maria Capua Vetere, del carcere dell'orrore. Era il 6 aprile del 2020 e il carcere Francesco Uccella si è trasformato in un teatro di orrori. Allora, Nello Trocchia, con te vorremmo rivedere alcune di quelle immagini di cui domani è entrato in possesso e cercare di capirle meglio. Poi ho una domanda per l'avvocato Anselmo. Allora, esattamente qui quando siamo e che cosa, come si è svolto il timing di queste incredibili aggressioni, come sono state? Chi sono queste persone? Spiegaci, Nello. Allora, questo è il reparto Nilo del carcere Francesco Uccella di Santa Maria Capua Vetere. Nel reparto Nilo per la maggior parte ci sono detenuti che hanno problemi di malattia mentale o di tossicodipendenza. Questa è la popolazione carceraria del reparto Nilo prevalentemente. Le immagini che stiamo vedendo in questo momento, questo ad esempio è il vano scala che collega un piano all'altro e come vedete in ogni angolo c'erano agenti che facevano dei capannelli e che picchiavano violentemente, le immagini parlano abbastanza chiaro, i detenuti. Nel caso di specie, appunto, siamo ancora su, questa è l'area socialità. L'area socialità di una delle sezioni, sono 8 sezioni nel reparto Nilo. Questo invece è il corridoio dove ci sono le celle a destra e a sinistra, venivano prelevati, picchiati dentro le celle, picchiati nei corridoi. Non disponiamo di tutte le immagini perché in alcune aree non c'erano le telecamere di sorveglianza. In ogni punto strategico di passaggio dei detenuti c'era un drappello di agenti della penitenziaria che picchiavano violentemente il detenuto che passava, compresi ovviamente quelli, come abbiamo mostrato con le immagini, che erano sulla sedia a rotelle e che venivano accompagnati. C'è una caratteristica che spesso ritorna nella visione di ore di filmati: i detenuti talvolta venivano fatti inginocchiare di spalle, con testa china, perché dovevano subire i maltrattamenti di 1, 2, 3, 4 agenti che si mettevano lì a pestarli non solo col manganello, anche con pugni, schiaffi. Nello, scusami, ti faccio una domanda. Ogni genere di sottomissione. Mi senti? Volevo farti una domanda. Questi agenti, certo, non riconoscibili, con lo scudo, senza un numero che li possa distinguere e con il casco, chi sono?
Allora, questi sono e appartengono ai cosiddetti gruppi operativi di supporto, sono stati creati da un decreto voluto da Antonio Fullone, che era il provveditore regionale, poi sospeso, interdetto, servono ad agire attraverso l'arrivo di agenti da altri istituti penitenziari. Cioè, sono quelli venuti da fuori, Nello, giusto? Sono quelli venuti da fuori che anni fa, in particolare a Sassari, 20 anni fa, fecero esattamente la stessa cosa. La maggior parte degli esperti degli istituti di pena ti dicono non bisogna mai far entrare agenti di altri istituti in un istituto per fare questi tipi di operazioni, perché questo solitamente finisce così. Noi abbiamo lanciato un appello e una petizione perché siano indicati i codici di identificazione sulle divise degli agenti. Esistono in tutta Europa, certo. In Italia siamo come al solito un po' arretrati da questo punto di vista. Io volevo chiedere, ho un'altra curiosità, ma come si possono avere questi video? Cioè, come si può entrare in possesso di un materiale del genere? C'è qualcuno che li ha, qualcuno all'interno della struttura carceraria che li ha fatti circolare o... perché sono delle prove, dovevano essere molto certi che non sarebbero mai usciti, no? Queste immagini sono arrivate da qualcuno che si è, come dire, pentito, tra virgolette, Nello? No. Io vi racconto la dinamica degli agenti della penitenziaria che volevano e avevano immaginato di spegnere quei video e quelle telecamere di videosorveglianza. La prontezza dei carabinieri di Caserta e della magistratura di Santa Maria Capua Vetere è centrale per riuscire a ottenere nell'indagine investigativa questi video che sono nella disponibilità di tanti soggetti. Il punto è che il 6 aprile avviene la mattanza e l'11 aprile i carabinieri sono in carcere e sequestrano l'intero impianto di videosorveglianza e acquisiscono con l'ausilio di un tecnico della PG, della Polizia Giudiziaria, tutto il materiale. C'è quella che si chiama la pistola fumante. Te lo chiedo perché, Davide, pensa che cosa sarebbe successo se ci fosse stata, ma sicuramente ci sarà stata una telecamera di sorveglianza anche nelle stanze. Perché... sono queste le persone che fanno la differenza, i magistrati così, e è avvenuto in questo caso, è avvenuto nel nostro processo e devo dire anche i carabinieri che sono stati estremamente bravi. Cioè, se ci fossero state delle prove occultate, perché il tentativo, poi torneremo su questo tema del depistaggio e delle false prove o delle prove occultate, no? Ma se le telecamere di sorveglianza ci sono e ci sono sempre, avrebbero dovuto anche nel caso di Stefano testimoniare passaggi o momenti cruciali, che cosa... Dovrebbero esserci. Avvocato Anselmo, visto che lei ha seguito molti di questi processi, l'idea che scatti... questa solidarietà di gruppo, di corpo, no? Bene, è stato un esempio degnamente clamoroso la vicenda che ha visto la famiglia Cucchi protagonista. Ma insomma, che cosa ci insegna questo, anche dal punto di vista, come dire, della riforma di questi corpi dello Stato che svolgono un lavoro determinante? Cos'è che manca? Ci insegna tanto. Anche questo problema. Mi alzate, scusate il ritorno. Perché io... fatti che sono accaduti. Scusi, avvocato, io la sento male, ma forse è un problema mio acustico. Chiedo alla regia se è possibile alzarlo. Prego, avvocato. Io sono al volume massimo. Non so se mi sentite. Sì, adesso sì. Grazie. Ecco, dicevo che il problema è veramente un problema spinoso. Siamo di fronte a un'infezione. Un'infezione che riguarda proprio lo Stato. Purtroppo questo termine è un termine che è molto d'attualità, anche perché non dimentichiamo che i disordini del giorno prima e i disordini che si sono verificati in molte carceri derivano proprio dalla paura, dal terrore e dalle situazioni sanitarie di vari istituti penitenziari rispetto al problema della pandemia, Covid. Non dimentichiamo che laddove si raccomandava di evitare gli assembramenti, e di dare aria e rimanere in casa, dare aria agli ambienti chiusi e di evitare contatti stretti con altre persone, gli istituti carcerari
diciamo, vivono. Cioè, l'avvocato dice, mi scusi insomma, avvocato, riassumo perché l'audio è veramente pessimo. L'avvocato dice che le ragioni della protesta erano ragioni più che legittime. E siccome Ilaria abbiamo sentito, erano ragioni più che legittime, certo, legate alla pandemia, alla situazione del Covid, sappiamo che alla paura in Covid, del COVID in c'era tutti stato noi, un contagiato in questo carcere, certo, e gli altri detenuti chiedevano delle protezioni, no? Dico, siccome sappiamo che a volte il pretesto è quello che innesca la miccia, e abbiamo sentito Matteo Salvini che oggi è stato in carcere, lo abbiamo sentito dire, voglio capire, voglio fare chiarezza e capire qual è la verità, perché c'erano stati dei disordini che bisognava sedare, no? C'era stato il terrore, ciascuno di noi era terrorizzato in quei giorni e noi eravamo nelle nostre case e comunque nulla, ma assolutamente nulla può giustificare quello che vediamo in quei video. Veramente sono trattati come delle bestie. E il problema è che non succede solo lì. In questo caso, lo dicevamo, ci sono dei video che lo documentano. Ma io posso dire, ormai per esperienza, perché anche grazie per le persone che si rivolgono alla nostra associazione, raccolgo tantissime testimonianze. Purtroppo possiamo dire che, ahimè, è la quotidianità. Magari non accadono cose così eclatanti, ma i soprusi avvengono quotidianamente nelle carceri. E si ha paura a denunciarli? Cioè, chi sta in carcere ha paura a denunciarli, anche i familiari? Ma perché si ha paura a denunciarli? Perché il più delle volte se ne esce in niente, quando tutto va bene. È veramente difficile trovare magistrati che abbiano il coraggio e la determinazione di andare avanti, perché comunque da una parte abbiamo le forze dell'ordine, abbiamo le istituzioni, abbiamo chi ci protegge, dall'altra abbiamo un detenuto che non è nessuno, che è una persona che ha sbagliato e che viene giustamente, giustamente trattato come se fosse, senta, un animale. Ilaria. E poi mi vengono in mente tanti casi, uno tra tutti il caso di Rashid al-Sarraj, un detenuto di origine marocchina che per anni ed anni, certo, ha registrato i propri aguzzini ed è finito denunciato lui a sua volta. E in una delle tante archiviazioni viene scritto nero su bianco, tanto per giustificarla, che si trattava di lezioni di vita carceraria, ditemi voi. Perché poi non ti credono quando, non ti credono quando denunci, no? Non ti credono perché è un detenuto contro la struttura dello Stato. Voglio chiedere un momento soltanto ancora a Nello Trocchia una cosa su queste finte prove, perché quando io leggo finte prove, il depistaggio per provare a nascondere le violenze, finte prove per sostenere che i detenuti avessero spranghe, armi e olio bollente, e mi vengono in mente le biglie all'acido del G8 di Genova o le Molotov che avrebbero dovuto essere, certo, alla Diaz, no? Cioè le finte prove, ti ricordi Nello, forse sei giovane, non so se c'eri a Genova, no? C'eri a Genova, Nello? Non so, comunque, insomma, cioè, sì, le finte prove sono un grande classico, ti ricordi le biglie all'acido e le Molotov? E in questo caso spranghe, armi e olio bollente, così? Assolutamente sì, ne avevamo scritto nel settembre scorso, perché nella mia inchiesta non mi tornava la storia dei bastoni, non tornavano i numeri su quei bastoni, e arrivano le conferme dalle carte giudiziarie. C'è il comandante del reparto che dice fotografa qualche spranga di ferro, capito, fotografa, andiamo qualche adesso, fornellino, così lo addebitiamo ai detenuti in modo da giustificare la mattanza. Sono le false prove, non c'era l'olio bollente, non c'erano i bastoni. C'è stata solo una mattanza di Stato, e dopo la mattanza di Stato, un altro grande classico italiano, il depistaggio urdito dalla catena di comando, non da poche mele marce, tanto è vero che tra gli indagati e viene notificato sul suo cellulare, anche vengono notificate dei messaggi e delle fotografie con i falsi, con le false prove che stavano costruendo, è coinvolto anche il provveditore regionale. Però il ministro di giustizia mandò il suo vice all'audizione, no? Ci fu un'interrogazione di un deputato di Più Europa, il ministro di giustizia mandò il suo vice a rispondere, e il suo vice rispose che era stato, il viceministro rispose che era Bonafede all'epoca, il ministro di giustizia certo, e il suo viceministro rispose che si era trattato di una normale ispezione. Nello, in pochissime parole, che vogliamo tornare da Elena.
Pochissime parole, però ve le leggo, perché Riccardo Maggi di Più Europa, dei Radicali, portò in aula la nostra inchiesta di settembre-ottobre, quando i video non c'erano ancora. Andò a rispondere in aula Vittorio Ferraresi, per conto del Ministero della Giustizia, governo Conte 2 con il PD al governo. Ferraresi disse: si è trattato di una doverosa azione di ripristino di legalità, riferendosi alla perquisizione straordinaria. Ripristino della legalità. Oggi abbiamo le conferme, grazie, con i video, fu mattanza di Stato. Grazie, Nello. Grazie, Nello, e buon lavoro. Vi ricordiamo però, andando da Elena Testi, i numeri di questa inchiesta: 52 misure cautelari, 117 indagati. Lo abbiamo detto all'inizio di questo racconto, non soltanto agenti della polizia penitenziaria, ma anche dei dirigenti, cioè quelle persone, come dire, in giacca e cravatta, non con la divisa, che organizzano la vita all'interno del carcere. Elena Testi, con quello che hai vissuto e sentito oggi, chi c'era in piazza ad accogliere Salvini? Allora, io intanto, David, ti farei vedere però il carcere di Santa Maria Capua Vetere, perché sembra la quiete dopo la tempesta. Come vedete non c'è nessuno, non ci sono al momento neanche i parenti. Oggi ce n'erano pochi, pochissimi, ti posso dire. Perché? Perché parlando con loro in questa giornata è venuto fuori che molti hanno paura di parlare, perché hanno paura delle ripercussioni che potrebbero avere. Non c'era quasi nessuno di loro quando è arrivato Matteo Salvini, il segretario della Lega. Noi, insomma, parlando con loro abbiamo chiesto: ma verrete a contestarlo? Chiederete a lui una spiegazione del perché della visita? E loro hanno detto: ci piacerebbe venire, ma la paura è tanta, è troppa, perché insomma la situazione che abbiamo vissuto nei giorni scorsi, la sofferenza, anche perché tanta è stata la sofferenza, la paura. Ci sono messaggi WhatsApp mandati immediatamente dopo quella che è stata definita una orribile mattanza, che raccontano effettivamente insomma il timore di quello che stavano vivendo, la sofferenza fisica, e questi parenti ricevevano solamente questi messaggi WhatsApp. Quindi la situazione è sicuramente ancora molto molto critica, perché poi si continua a indagare. Oggi stanno venendo fuori nuovi risvolti, quello che probabilmente ancora non era venuto fuori, cioè che anche prima ci potrebbero essere state delle aggressioni, e piano piano le famiglie le stanno denunciando, raccogliendo non solo le testimonianze ma anche le prove da portare in procura. Sì, anche la persona con cui Elena ha parlato, no? L'ex detenuto, diciamo, era chiarissimo nella sua... ripeteva le cose che hai appena detto. Quindi grazie Elena e grazie per il lavoro che hai fatto. Solo una curiosità per... A lei che effetto fa vedere l'ex ministro dell'Interno che in una giornata come questa... va a mostrare solidarietà agli agenti della polizia penitenziaria? Che dà un pessimo esempio a tutti. Noi dobbiamo necessariamente responsabilizzarci. Noi abbiamo bisogno di riprendere, di continuare a credere nelle istituzioni, e non sono questi i segnali che dobbiamo ricevere. Peccato. Però è intervenuto il ministro di giustizia, c'è stato no, ai massimi livelli dello Stato un minimo di, come dire, di sussulto, di spavento, anche perché forse la catena di comando dovrà rispondere, cioè avrà delle responsabilità rispetto a questi tentativi di depistaggio. Quello che ti posso dire è che mi auguro che si vada avanti per questa strada e che domani non sarà tutto dimenticato, come è avvenuto altre mille volte in altre circostanze. Io non ti ho ancora chiesto come stai. Una domanda di riserva. Come stai? Non bene. La nostra vita è totalmente stravolta da questi 12 anni, e non poteva essere diversamente. La mia famiglia ha pagato un prezzo carissimo. E vogliamo parlare dei depistaggi? Ci sono state delle condanne per gli assassini di mio fratello, ma la mia famiglia ha pagato un caro prezzo: il fatto che da un istante dopo la morte di Stefano fosse stato messo nero su bianco quella che poi sarebbe stata la nostra condanna, anni e anni di processi a vuoto. Ed anche per questo che ovviamente sono particolarmente vicina, sensibile a questi temi, e invito tutti, ma proprio tutti, a non voltarsi dall'altra parte. Anche se cose del genere non capiteranno mai a voi, ai vostri conoscenti, ai vostri figli, qua parliamo di esseri umani che hanno gli stessi diritti che abbiamo noi e di fronte ai quali non possiamo voltarci dall'altra parte. È drammatico, certe scene non si devono vedere. E poi, ripeto,
Io quando guardo quei detenuti a terra, indifesi e massacrati, rivivo quello che ha passato Stefano. Grazie Ilaria, grazie di essere stata con noi. Grazie anche all'avvocato Fabio Anselmo. Noi ovviamente continueremo a seguire la vicenda anche nelle prossime puntate. Grazie per aver fatto questo sforzo, no? Di venire comunque a e torna quando vuoi, è sempre importante, vi ringrazio. Vediamo intanto dietro le quinte, prima di mandare la doverosa pubblicità, chi, cara Concita? Landini, Maurizio Landini, che lo vediamo inquadrato. Buonasera Landini, ed evidentemente parleremo con lei di lavoro e di molto altro ancora. Come mai è così sparato in pubblicità? A tra poco. Ventuno e 42, come annunciato, è con noi in diretta Maurizio Landini, segretario della CGIL. Buonasera, grazie per essere con noi. Riprendiamo solo per un attimo l'ultima cosa che abbiamo visto, cioè i fatti di Santa Maria Capua Vetere, perché dopo quei fatti la CGIL Funzione Pubblica ha rilasciato un comunicato in cui ha parlato di gogna mediatica. Trattandosi di lavoratori del pubblico impiego, come dire, è entrato subito in soccorso il sindacato. Allora, alle volte non pensa che prese di posizione come queste rischino anche di minare la credibilità del sindacato? Cioè rispetto alla polizia penitenziaria? Proprio minare la credibilità del sindacato, cioè nel senso che capisco difendere il lavoratore. Gliel'ho fatta un po' dura, ma ci tenevo. C'è una presa di posizione della CGIL Confederazione della Funzione Pubblica, oggi, che io condivido e che ho collaborato a realizzare, che dice in modo molto chiaro che quei comportamenti sono assolutamente inaccettabili e sono contro lo spirito della nostra Costituzione. Noi condividiamo la cosa che ha detto il Ministro, che non è questo un comportamento accettabile, questo mette, sono le cose che non possono essere fatte, sia per la tutela dei detenuti, sia per la, diciamo così, dignità di chi fa il lavoro di guardia e che e come quindi deve essere fatto. Quindi hanno sbagliato a fare quel comunicato? Se l'hanno fatto, sicuramente sì. Io penso che la posizione che abbiamo espresso la CGIL insieme alla Funzione Pubblica in modo molto esplicito e chiaro, non ha, per noi non c'è proprio alcun dubbio. Quei comportamenti, quelle immagini sono assolutamente non accettabili e sono, violano le stesse nostre norme della Costituzione. Anzi, vorrei farvi notare che proprio oggi, siccome erano successi anche dei casi a Piacenza, se vi ricordate un po' di tempo fa, bene, vorrei farvi notare che la CGIL insieme al Sindacato dei Carabinieri si è costituita parte civile e tra l'altro oggi c'è stata una sentenza proprio su quella materia che condanna quei comportamenti sbagliati e riconosce l'importanza che il sindacato si sia posto in quella direzione. Quindi per noi proprio non ci sono strade diverse che non condannare quello che abbiamo visto e dire che non è quello il modo di affrontare i problemi. Senta Landini, invece voltiamo pagina e veniamo al tema proprio, cioè al tema del lavoro di cui vogliamo discutere stasera, e abbiamo pensato di dargli un taglio un po' inconsueto. Il titolo, diciamo, del taglio che abbiamo voluto dare è "Lavorare non conviene". C'è stato qualche giorno fa un editoriale di Alessandro Garnero, editorialista dell'Ocse, che sarà più tardi collegato con noi, che ha spiegato come il sistema legislativo in questo paese in qualche modo premia la filosofia del ristoro, del sussidio, della cassa integrazione, e che, come dire, si guadagna a stare fermi, è meglio stare fermi e non conviene lavorare. Io di questo vorrei parlare con lei perché è un'opinione che cresce e si diffonde soprattutto fra i più giovani, e lo facciamo dopo aver visto insieme questo servizio di Chiara Proietti che ci parla appunto di questo argomento. Lavorare conviene? Il bagno è uno dei primi bagni di Rimini, io l'ho acquistato più di 20 anni fa. Piccola isola del benessere, idromassaggio e poi il nostro fiore all'occhiello che è un parco acquatico. Mi chiamo Mattia, ho 27 anni, il primo lavoro l'ho fatto a 17 anni come bagnino. Durante l'università ho fatto cameriere. Nell'estate pre-Covid, quindi l'estate 2019, avevo più di 50 dipendenti. Ho deciso di smettere di andare a fare la stagione, sono uno dei famosi 7.000 che mancano sulla Riviera Romagnola. Quest'anno sono fermo a 35 e non riesco a trovare i dipendenti che mi mancano. 12 ore al giorno, 7 su 7.
pagati 3,15 euro all'ora. Io non penso che uno dei miei colleghi possa fare proposte del genere. Rimini è controllata tantissimo, noi abbiamo avuto vari controlli negli anni. Se arriva l'ispettorato del lavoro nel giorno in cui tu avresti il giorno di riposo o in un'ora in cui tu non dovresti lavorare, devi dire che stai recuperando un turno. Tu immagina un ragazzo che comunque riceve dei soldi senza fare niente e sicuramente non è stimolato a cercarsi un posto di lavoro. Beh, io ho iniziato a prendere reddito di cittadinanza dal lockdown. Gli importi stanno sui 400 euro al mese, intanto mi faccio bastare quelli. Non c'è la volontà di tornare a lavorare in stagione. Prima del famoso reddito di cittadinanza questi problemi non c'erano. Se si sceglie il reddito, magari, o un bonus di 600 euro al mese, piuttosto che andare a lavorare, un motivo c'è. Io faccio contratti regolari e i miei stipendi mediamente superano abbondantemente i 1.200-1.300 euro. Tanti hanno iniziato a dire no e con la rabbia noi proviamo a tramutarla in organizzazione. Io cerco dei bagnini, che è uno dei più bei lavori del mondo. Ogni minuto del vostro lavoro vi verrà pagato, vi aspetto alle spiagge di Rimini. Effettivamente fare il bagnino in spiaggia a Rimini è uno dei lavori più belli del mondo, Landini. Sì, dipende quante ore si fanno e come si viene pagati, perché se la teoria è che uno pur di lavorare deve accettare qualsiasi condizione, secondo me è questo che si è sbagliato in questi anni. Però lui ha detto, il datore di lavoro ha detto che le paghe sono regolari e che benissimo, lo stipendio è quello. Sì, certo. E no, ma guardi, trova. Lo so, perché siamo organizzati, ci sono dei contratti. A Rimini c'è un contratto provinciale, se uno applicano il contratto, se applicano il contratto firmato anche da noi, si va dai 1.500 ai 1.800 euro per un bagnino. C'è gente, conosco anche nostri iscritti, che 30 anni che fanno la stagione a quelle condizioni. Il giovane diceva un'altra cosa, che lo facevano lavorare 12 ore al giorno, 7 giorni la settimana e che gli davano 3 euro all'ora. Quello non è l'applicazione del contratto e quello è uno sfruttamento che non sta assolutamente in piedi. Benissimo. Però il grande tema che emerge da questo servizio, che è interessante, è per questo che le proponiamo questa spigolatura di racconto. Sì, anche perché l'altro giorno i giornali dicevano... qui emergono due cose precise. Che se tu applichi... Per molti non conviene lavorare. No, ha detto un'altra cosa. Lui ha detto che lo pagavano 3 euro all'ora, lavorando 12 ore al giorno, lavorando 7 giorni, se no lo facevano lavorare. Questo... Quindi sta dicendo... Benissimo. Quelle sono condizioni inaccettabili. Storie... No, ma appunto, due storie. Certo. Ma quello non è che ha rifiutato di lavorare a 1.500 euro al mese, ha rifiutato a lavorare a 3 euro all'ora. Se volete andarci voi a lavorare 3 euro all'ora, 12 euro al giorno, certo, mi spiegate se quello è lavoro. Landini, però, bene. Allora, questa no, ma io sa perché dico questo? Perché uno non può far finta di non capire cosa è successo in questi anni. Cioè, se uno lavorando è povero, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Se i livelli di precarietà hanno raggiunto situazioni che sono inaccettabili, non può essere questa la condizione. Allora, sì, il tema che va posto non è che qualcuno non vuole lavorare. Il problema è che le condizioni con cui devi lavorare debbono essere tali che ti permettono di vivere dignitosamente. Quello è un aspetto del problema. Scusate, il tema è molto che va preciso, posto, non è un altro, è questo. Abbiamo citato poco fa, ed è la persona forse più qualificata a esprimere il suo stesso pensiero, anzi direi senz'altro, io vi vorrei presentare Alessandro Garnero, economista. Buonasera, professor Garnero, che lavora a Parigi. Lei è collegato da Parigi, è così? Sono collegato dall'Italia in realtà. Adesso è in Italia, però lavora a Parigi. Lavoro, sì, sono... Il professor Garnero, che è un economista OCSE, in questo momento sta facendo un anno di ricerca e di studio, l'altro giorno ha esposto una teoria che io le chiederei di riassumere qui, cioè quella che noi malamente abbiamo riassunto in il sistema legislativo è strutturato per tutelare, per assistere chi non trova lavoro e non incentiva a cercare lavoro, cioè lavorare non conviene. Prego, professore. Sì, quello che ho cercato di argomentare in realtà non è che le persone non lavorano perché preferiscono stare sul divano e si accontentano del reddito di cittadinanza, che in media ha cifre basse, quindi in cambio di un contratto regolare il guadagno è significativo. Quello che ho cercato di dire è che il sistema, per come è disegnato, in realtà in alcuni casi obbliga le persone a stare ferme, e in particolare avevo in mente il caso della cassa integrazione, che ormai dura da 16 mesi, una cassa integrazione con numeri che non avevamo mai sperimentato finora, ma che per legge, quindi qui non sono le persone che hanno voglia di stare sul divano, per legge la cassa integrazione impone ai lavoratori di non lavorare se non eventualmente in nero, e anche non offre alcuna possibilità di formazione. Ecco, questo a me preme in una fase di ripresa,
ai lavoratori bisogna dare la possibilità eventualmente di testare altri lavori. Ci sono possibilmente delle persone in cassa integrazione che potrebbero fare il bagnino, ma mi lasci dire anche un'altra cosa. Il caso del bagnino è interessante. Non ci si improvvisa bagnino domani, io non potrei fare il bagnino, servono competenze, serve un patentino, serve una formazione. Ecco, questi sistemi di preparazione dei lavoratori sono molto molto deboli o inesistenti in molte regioni, quindi non è solo una questione di sussidi, è anche una questione di dare delle opportunità alle persone che nella grande maggioranza, io credo, hanno voglia di lavorare e lavorare in regola, perché poi lavorare in regola significa avere i contributi, l'assicurazione e una pensione. Grazie, risposta di Landini e poi Licia Mattioli, imprenditrice, e entra anche lei nel nostro dibattito. È un tema molto interessante, vorrei... di riformare questo punto. Sì, sì, no, ma bisognerebbe anche, mi permetto di dire, sapere di quello che si sta parlando, no? Perché aiuta. Allora, se noi parliamo, l'istituto della cassa integrazione vale per i lavoratori dipendenti. Se io sono messo in cassa integrazione perché sono un lavoratore dipendente di un'azienda che in quel momento lì o ha un calo di lavoro o si deve riorganizzare, e la cassa integrazione serve per affrontare una fase di riorganizzazione dell'impresa. Ci siamo? Quindi il fatto che io, se sono in cassa integrazione, non posso fare un altro lavoro è perché sono dipendente di un'azienda. Se per caso voglio andare a lavorare da un'altra parte perché un'azienda mi assume, è possibile, debbo essere fuori dalla cassa integrazione, posso fare altre cose. Quindi dire che uno, quando è in cassa integrazione, non vuole lavorare, no, si sta dicendo una cosa che non sta in piedi. Professore, però dice di cambiare la legge, se non ho capito male. No, io sto dicendo un'altra cosa. Lui dice cambiamo questo mi sistema. Lasciate, vorrei che però mi lasciate parlare anche a me come avete fatto col professore. Prego. No? Visto che devo spiegare un concetto uguale. Dopodiché, se uno dei temi si dice in Italia non c'è un sistema di formazione, noi lo stiamo rivendicando da circa 10 anni. Addirittura stiamo dicendo che uno dei nuovi problemi è che la formazione non deve essere fatta solo quando sono in cassa integrazione. Noi stiamo dicendo che la formazione delle persone deve diventare un diritto, e volete che vi faccia un esempio? Nella mia testa, di qui in avanti sempre, per tutta la vita lavorativa, se io ho 40 ore alla settimana, dentro a queste 40 ore io devo avere il diritto di avere almeno 2 o 3 ore che tutte le settimane, tutti i mesi e tutti gli anni per cui lavoro, faccio formazione, mi aggiorno e sono in grado di essere professionalizzato. Quindi io penso che il diritto alla formazione debba diventare un diritto permanente, strutturale per tutte le persone. Dopodiché, questo pone un altro tema. Nel nostro paese non abbiamo un sistema di politiche attive degno di questo nome, come esistono in altri paesi. Perché se tu vai a vedere come sono fatti i centri per l'impiego nel nostro paese, hai lavoratori precari, hai numero di persone che sono molto inferiori rispetto a quelle che ci sono in Francia o che ci sono in Germania, perché hanno fatto degli investimenti. In Germania sono 120.000 le persone che lavorano nei centri per l'impiego. Allora, da noi stiamo parlando di 15-20.000 persone. Bene, quindi il problema non è semplicemente il lavoratore che in cassa integrazione non vuole lavorare, anzi un lavoratore che è in cassa integrazione non è contento di essere in cassa integrazione perché prende il 50% di quello che prende lavorando e vorrebbe lavorare. Quindi queste teorie che uno è contento di essere in cassa integrazione, io non ho trovato neanche uno. Dopodiché, se il tema è cambiamo il nostro sistema, noi stiamo chiedendo da tempo, e mi auguro che la prossima settimana riparta una trattativa proprio per fare una riforma degli ammortizzatori sociali, proprio per fare delle politiche attive degno di questo nome, proprio per introdurre il principio della formazione come diritto, e non ho nessun problema a dire che deve diventare anche un obbligo per le persone fare la formazione e qualificarsi. Va bene, quindi su questo sfonda una porta aperta. Va bene. E questo è un argomento, evidentemente un nervo. Io non volevo dire che è un nervo scoperto, perché sennò si riparte, no, per carità. È una nostra rivendicazione. Non è un nervo scoperto. Noi ci stiamo lamentando perché non è così. Torniamo immediatamente dal professore fra un attimo, però io volevo darvi una bellissima notizia. Noi abbiamo una nuova rubrica. Certo. Cioè è la nostra prima maratona, e quindi è il debutto. E, non so, la vuoi lanciare tu, la lancio io? No, ci tengo a lanciarla io. È una tua idea, ma ci tengo a lanciarla io, però è tua. Guia Soncini ci regalerà ogni settimana, o forse di più, la sua nuova rubrica. Un minuto di Soncini. Un minuto di... Ed è una domanda per lei, Maurizio Landini. Ottimo. Se sei un dipendente, anche in pandemia e a giri d'affari ridotti, hai continuato ad avere diritto, se non allo stipendio, almeno alla cassa integrazione. Ragazzi. In questo caso il sindacato è molto preoccupato per te. Finisce il blocco dei licenziamenti, OIBO.
Se invece sei una partita IVA, cioè uno che del lavoro dipendente spesso ha i doveri e mai i diritti, probabilmente i tuoi ricavi sono stati decimati più di un anno fa. Non potendo licenziare gli assunti, il tuo committente ha tagliato sui collaboratori. Tuttavia, il sindacato non sembra particolarmente preoccupato per te, che evidentemente non sei un lavoratore e altrettanto evidentemente non sei la parte debole della trattativa. Non temessi di venire liquidata come provocazione, ipotizzerei che per milioni di lavoratori non tutelati dal sindacato giacché non stipendiati, la cosa più di sinistra l'abbia fatta Salvini, riducendo le tasse di quelle partite IVA che incassano cifre minime. E le incassano chissà quanti mesi, giacché nessun sindacato li aiuta a far rispettare la norma che vorrebbe le fatture pagate a 30 giorni. Allora, grazie. Le partite IVA, le fatture, facciamo entrare Licia Mattioli, imprenditrice da Torino, per dialogare su questo con Landini. La regina del lusso, buonasera Mattioli. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Allora, la provocazione di Guia Soncini dice la cosa più di sinistra l'ha fatta Salvini. Beh, io sono una partita IVA, ad esempio. Insomma, le partite IVA sono un grande problema e anche un grande problema essere pagati. Certo. Effettivamente, a quanto ti pagano? 30, 60, a volte 90 giorni? Lei da che punto di vista prende questa questione, dottoressa Mattioli? Ma io, guardi, vorrei tornare un secondo indietro, perché ho sentito prima dire delle cose proprio sul discorso del reddito di cittadinanza e del discorso dell'indennità di disoccupazione che mi hanno spiazzato per una semplice ragione. Ci sono delle situazioni che noi proviamo come imprenditori in azienda tutti i giorni che danno un po' torto alla visione che aveva prima Landini del lavoratore che vuole necessariamente lavorare. E glielo dice una persona che negli ultimi 10 anni ha assunto un sacco di gente, perché è ripartita con un'azienda da zero e adesso siamo uno dei più grossi operatori del settore, quindi veramente assumiamo quanto possiamo. Però succedono queste cose in questo momento in Italia. La prima è che la gente è andata da miei colleghi a dire: signori, licenziatemi perché io prendo la reddito di cittadinanza e lavoro in nero. Uno. Due, scusi, è venuto successo a me nero, questo la settimana scorsa. Di un se lavora in nero, chi è che lo paga? Non in nero? Quell'azienda, non no, in quella. Sto dicendo, non se in uno lavora in nero, vuol dire che c'è qualcuno che lo fa lavorare in nero o no? Vabbè, Landini, non in, ho capito, non so bene, chi. Allora, non dica ai suoi colleghi che pagano in nero che non debbono pagare in nero, capisce? Cioè, se uno è costretto a lavorare in nero, vuol dire che c'è qualcuno che lo paga in nero o no? Sì, però il caso. No, no, adesso, perché no, se no è strano, è il lavoratore che vuole lavorare in nero, vuol dire che c'è un imprenditore che lo paga in nero, se no quello non diceva lavora. Diceva che conviene anche al lavoratore, allora, perché se vuole lavorare, sono innanzitutto. Allora gli imprenditori non debbono pagare in nero, allora, punto. Sì, sto dicendo una cosa molto precisa. Scusi Landini, su questo non c'è dubbio. Bene, come posto, sappiamo bene. Tutti che tutti dobbiamo pagare le tasse, è la stessa cosa. Bene, il problema è diverso però, che c'è gente che ti dice licenziami perché vado a lavorare in nero, no? Uno. Due, è successo a me personalmente, di un dipendente che 2 settimane fa mi dice: per favore licenziatemi perché io voglio cambiare mestiere, voglio fare tutta un'altra cosa, però se voi mi licenziate e non mi licenzio io prendo la NASPI e quindi per favore licenziatemi. Io che non ho nessuna intenzione di licenziarlo, perché di questo lavoratore ho bisogno, perché fa un mestiere che mi serve moltissimo, gli ho detto no. Sapete che cosa è successo? È successo che questo signore il venerdì sera ha salutato tutti dicendo che non si presentava più e che sarebbe andato via. Dopodiché assente ingiustificato per 5 giorni e io ora sono costretto a licenziarlo, perché ho parlato con avvocati, con il consiglio della parte, diciamo, dell'Unione Industriale, ma non si può non licenziare. Capite in che paese siamo? Cioè io sono costretta a licenziare uno che si vuole licenziare lui. E questo è successo anche a un sacco di miei colleghi. Allora, volevo riportare l'attenzione su queste tematiche, perché troppo spesso noi ci preoccupiamo di alcune situazioni, ma non ci preoccupiamo totalmente di altre, che invece sono la realtà di tutti i giorni. E questo è un problema che sta diventando sempre più importante e più grave. E le partite IVA sono sicuramente un problema, perché le persone che sono, come dire, non tutelate da nessuno sono un problema serio, è importante. Anche noi imprese abbiamo dei problemi importantissimi. Il discorso dei licenziamenti che sollevavate prima, il tema non è lì, ma sono d'accordo moltissimo con Landini quando dice il tema è le politiche attive. Noi dobbiamo formare la gente. Nel mio settore, settore Oracle, non troviamo lavoratori. Non li troviamo. Allora, io adesso, scusate fino un attimo, a un'ora fa, non avevo qui dei ragazzi in formazione. Non si possono licenziare quelli che si vogliono licenziare. Io vorrei tornare per chiudere questo il discorso aperto da Soncini sul tema delle partite IVA e dell'essere insomma in una condizione di grande precariato, di cui storicamente si è sempre sentito e si è detto il sindacato non si è occupato abbastanza. Questo non è vero. Questo non è vero, perché ad esempio in questa fase
anche durante la pandemia, noi ci siamo battuti non per dare le indennità semplicemente ai lavoratori dipendenti. Noi ci siamo battuti per dare le indennità a tutti, compreso quelle le partite IVA, compreso quelli che lavoravano nello spettacolo. Se ad esempio si sta aprendo adesso una discussione, penso a tutto il settore dello spettacolo, della cultura, per cui si cominciano a fare leggi che non solo gli danno un reddito, ma gli danno anche dei diritti che prima non avevano, la malattia, gli infortuni, la maternità. Quindi noi dire che il sindacato non si sta occupando anche degli altri lavoratori, si dice una cosa non vera. Tra l'altro, proprio la che CGIL... sono la maggior parte, forse. Sono, no? Una parte, anzi, ma in più... Io penso che siano la maggior parte. Lei ha dato... Sono un numero consistente di persone. I non dipendenti rispetto ai dipendenti ormai no, sono... No, però guardi che qui c'è un altro tema da affrontare. E cioè in questi anni questa precarietà è stata anche realizzata per mettere in competizione le persone tra di loro. Perché questo ci sono anche dubbio, tante false partite IVA che al limite sono costrette a lavorare a partita IVA perché sennò non le fanno lavorare e che ci rimettono sul piano dei diritti. Infatti noi stiamo dicendo una cosa molto precisa. Noi stiamo dicendo che bisogna fare un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori dove i diritti non ce li hai in base al rapporto di lavoro che hai, ma perché sei una persona che lavora. E stiamo dicendo che non possono esserci differenze sul piano dei diritti e sul piano delle tutele. Perché determinati diritti debbono essere riconosciuti a tutti, compresi sì, una allora, delle cose Landini, che noi stiamo chiedendo guarda adesso chi c'è di riforma spalle. Degli ammortizzatori sociali con il governo è proprio di arrivare ad un sistema universale di ammortizzatori sociali, perché questa precarietà, il nostro paese è un paese che ha 40 diverse forme di assunzione, è una follia totale, e questa precarietà in questi anni è servita certo. proprio per ridurre i diritti e per mettere in competizione le persone tra di loro. Io penso che due persone che fanno lo stesso lavoro, a prescindere dal rapporto di lavoro che hanno, debbono avere gli stessi diritti e debbono avere le stesse tutele. Va bene, ma non c'è, diciamo... Sto dicendo in questo senso, quindi, che noi ci stiamo muovendo in questa direzione. Quindi non è che non ci stiamo interessando guarda, io vedo scusa, a questo Davide, tema. Davide. La passione di Landini... Cioè, che... no, perché, ma perché se c'è una cosa... Però mi considero una partita IVA. Una partita IVA privilegiata, ma ti pagano 30, 60, 90, 120 giorni. No, per fortuna mi pagano a... Sei una partita IVA privilegiata. Landini ha citato i lavoratori dello spettacolo, scusate, ma al momento di Letizia un sorriso interno, un sorriso esterno, perché compaiono sul nostro schermo qua dietro Erika Mu e Levante. Buonasera. Perfetto. Ragazze. Erika Mu, artista, buonasera cantante, cantautrice, è andata, la nostra inviata nel mondo dell'arte che riparte. L'arte riparte, Landini, questa è la grande estate dello spettacolo speriamo, dal vivo, l'arte speriamo che riparte. Perché hanno speriamo. Pagato un prezzo pesantissimo. Non e c'è Levante, non so come dire, Erika, prego, a te la parola, presenta Levante ai nostri ascoltatori, se ce ne fosse bisogno. Lì, quindi... Buonasera a tutti, beh ovviamente non ce n'è bisogno, però io ho il gusto di farlo ugualmente, quindi vi presento una mia collega, una mia amica, una artista poliedrica, cantautrice, musicista, scrittrice, soprattutto una donna inarrestabile, Levante. Buonasera, buonasera, grazie. Grazie, grazie a te per essere qua, grazie. Anzi sono io da te perché sono a Torino. E luogo in cui Levante sta realizzando le prove del suo nuovo tour che finalmente, come dicevate voi, riparte, pare che l'arte riparta. E noi siamo due lavoratrici dello spettacolo, vi stavamo seguendo con grande interesse e siamo fortunate perché facciamo parte di un settore che produce cultura e produce bellezza. Chiunque è mai stato a un concerto, cioè tutti noi, o a uno spettacolo teatrale o a una mostra lo sa, però questo comparto produce anche centinaia di migliaia di posti di lavoro che ovviamente, come ricordava Landini, hanno pagato un prezzo molto alto. Pensiamo ai nostri meravigliosi e super specializzati tecnici che sono a casa da un anno e mezzo, pensiamo ai live club che sono una risorsa per il territorio, che sono una risorsa, diciamo, che fonda l'identità del nostro paese. Levante ha partecipato splendidamente al Festival di Sanremo del 2020, che è stato, diciamo, l'ultimo momento di spensieratezza della nostra vita artistica, e poi sarebbe dovuta partire con un tour che non c'è stato, e tra l'altro sono contentissima che sia qui con noi perché lei è una di quelle che si è spesa di più per tante iniziative che si sono svolte in questo anno e mezzo. Cioè tu mandavi fisicamente, personalmente, i messaggini per dire ragazzi scendiamo in piazza, facciamo sì, sentire la nostra sì. voce. Noi nel marzo 2020, come tutti, siamo rimasti, no, scioccati da questa chiusura,
E poi abbiamo iniziato a rimboccarci le maniche, velocemente abbiamo iniziato a riunirci con altri artisti, altri addetti ai lavori, ed è nata la musica che gira. Grazie alla musica che gira abbiamo iniziato a parlare di quello che veramente il settore dello spettacolo stava subendo e che moltissimi di noi avrebbero subito nell'arresto del nostro lavoro. E ci siamo resi conto di un grave fatto, ovvero che il settore dello spettacolo è molto indietro per quanto riguarda i diritti, e soprattutto è un settore poco mappato, cioè non si sa quante persone lavorino realmente in questo settore. Forse riusciremo a un certo punto a creare davvero una mappatura di tutti i lavoratori. Il non emerso per la pandemia è stato un gravissimo danno, perché tantissime persone si sono ritrovate a non poter neanche accedere ai ristori vari, quindi tanti hanno anche cambiato mestiere. Questa è stata una grandissima battuta d'arresto dal punto di vista lavorativo, emotivo, umano. Facciamo un esempio per far capire al pubblico: il tuo tour sta per ripartire, quante persone lavorano con te, che tipo di figure professionali sono? Beh, a parte i musicisti che vediamo sul palco. Prima della pandemia eravamo circa una quarantina di persone, tra musicisti, tecnici. 40? Sì, più o meno sì, perché devi contare montare un palco, tutti i tecnici, tra tecnici, fonici di palco, fonici di sala, backliner, sono tantissime. L'ufficio sta per promuovere la sarta e il costumista. Sono tantissime le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Oggi siamo un po' meno, noi ripartiamo in maniera un po' più modesta, diciamo, per cui siamo circa la metà. Però ripartiamo. La cosa importante è non dimenticare che, nonostante si riparta, perché si riparte e facciamo andare bene le cose, si riparte in sicurezza, non bisogna dimenticare questo settore, che è un settore che va assolutamente riformato. Ragazze, posso farvi una domanda? Erika Levante, posso farvi una domanda? Concita. Ci sono in questi mesi sono nate anche molte piattaforme, no? Penso a Unita, molte piattaforme che hanno, come dire, sostengono i diritti dei lavoratori dello spettacolo, in particolare, e che sono interlocutori del sindacato, ma anche affiancano il sindacato. Avete lavorato molto insieme. Abbiamo fatto riunioni, ci siamo incontrati, certo. Molte sigle i lavoratori si sono auto-organizzati. Voi in particolare, Levante, tu parlavi del settore della musica, e quali sono le richieste al ministro Franceschini, o comunque le richieste al governo, in specie per il settore della musica dal vivo? Che cos'è che manca? Quali sono le tutele che mancano? Ad esempio, come dicevo, manca una mappatura. Non è possibile che in un settore così ampio, che produce così tanti guadagni... La cultura fa il 16% del PIL, esatto. Ricordavo. Il 16% che lavorano del PIL. In nero. Non si può più. Non si può più. E poi mi dispiace dirlo, ma ci siamo sentiti un bel po' messi da parte in questo lungo periodo di silenzio. Noi abbiamo anche creato dei fondi per assistere delle persone che non riuscivano ad arrivare a fine mese, e lo facciamo e va bene, però abbiamo bisogno che lo Stato tuteli queste persone realmente. Sì, c'è un tema, insomma, di tagli. Insomma, anche il nostro è un lavoro. Il nostro è un lavoro. Delle persone che lavorano. Io volevo chiedere a Levante se hai le persone che hanno collaborato con lei e nel periodo duro della pandemia, se questi sussidi sono arrivati ai vostri collaboratori, alle maestranze, a quelli che costruiscono i palchi. Mm-hmm. Sono arrivati questi sussidi o no? Sì. Ho chiesto e questi sussidi sono arrivati. Sono arrivati, sì. Ecco, ed è vero, scusami Levante, perché siccome il tema uno dei temi che oggi tocchiamo è lavorare conviene o non conviene, in qualche caso, per esempio nel caso dei cinema, degli esercenti, qualcuno ha detto conviene tenerli chiusi, perché con i ristori l'esercente guadagna di più di quanto non guadagnerebbe a tenere il cinema aperto, poniamo. Ecco, nel caso dei sussidi e dei lavoratori dello spettacolo, il sussidio che tu percepisci, che tu in personale, non tu Levante, percepisci
dici, è rispetto a quanto guadagneresti lavorando conveniente, sì o no? No, non credo. Non lo è economicamente, non lo è umanamente. Diciamo, per cui... noi non crediamo, ecco, che il lavoro sia soltanto una questione di... economia, di poi economia. Ho... e anche una questione di economia, ma una questione di dignità. Però comunque non va a sostituire economicamente il lavoro che queste persone svolgono, certo, e per il quale vengono retribuite. Che quando bene, parliamo... Grazie ragazzi, andiamo a chiudere quando parliamo di questo. Esatto, voglio dire una buona notizia. Volevamo chiudere questo collegamento. Intanto io vorrei ricordare che Levante non ha solo un tour alle viste imminente, diciamo, ma ha anche un libro in libreria che si intitola E questo cuore non mente. Complimenti Levante, perché scrivere un libro romanzo è un'impresa, un bellissimo romanzo, un'impresa diciamo, no? Importante. La letteratura è una cosa seria. E volevo chiedervi però se, insomma, almeno Erika, così per presentare, nessuna di voi ha bisogno di essere presentata ovviamente, ma c'è sempre quella percentuale piccola piccola di persone, non so, mia zia che è tornata di recente dal Canada, ecco, che vuole conoscervi e sapere chi siete. Che Erika, perché non intoni un momento... darci un po' di allegria, anche soprattutto a Landini, perché Landini oggi mi preoccupa un po', l'ho visto un po' incupito. No, io sono tranquillissimo, sono tranquillissimo, solo un po' stanco. Tranquillissimo, ma un po' incupito. Sono un po' stanco e basta. Va bene. Ci fai sentire qualcosa? Ma sì, vi faccio sentire qualcosa, e visto che Levante parte in tour, io la ringrazio, parte dall'11 luglio e noi non vediamo l'ora di supportarla e di sentirla. Io invece vi porto in vacanza mentre Levante va a lavorare. Va, dolce vita che te ne vai, su concerto di viole di mondanità, profumo tuo di vacanze romane. Vabbè. Grazie Erika, grazie Erika Mu e grazie a Levante, grazie a voi per questa finestra. In bocca al lupo. L'arte che riparte, in bocca al lupo. In bocca al lupo. Torniamo ai numeri. Vai. Dell'economia, no, perché volevo ricoinvolgere, perché questa parentesi, che in realtà è una parentesi molto concreta, perché questo dato di quanto pesa nel nostro PIL il mondo dell'arte e della cultura, il 16%, è un numero, come dire, enorme, perché dentro, come abbiamo scoperto, c'è tutta una filiera. Allora, volevo riprendere però da lei, Licia Mattioli, per avere una previsione su quello che ci aspetta, su come sarà. Adesso c'è il recovery, c'è questo governo Draghi, c'è questa aspettativa, da oggi licenziare si può, l'intesa non è più vincolante, hanno titolato molti giornali. Che cosa ci aspetta secondo lei, se dovesse fare una previsione da qui al prossimo futuro? Ma guardi, innanzitutto parto con una notizia molto positiva, che in Piemonte abbiamo appena fatto un'analisi congiunturale ieri ed è venuto fuori che tutti gli indicatori dell'industria, sia manifatturiera che di servizi, sono al rialzo significativo. Partiamo per esempio, il ricorso alla CIG scende in maniera significativa, l'occupazione sale, raddoppia l'indice, così come la produzione, così come i nuovi ordini che quasi triplicano, gli investimenti aumentano moltissimo, l'utilizzo degli impianti lo stesso. Questo quindi mi dà l'idea che quel processo di come dire, cambiamento positivo dell'economia si è effettivamente ripartito. Aspettavamo che ripartisse da settembre, in realtà si è anticipato col fatto dell'accelerazione dei vaccini adesso. Io le parlo da un settore che per fortuna in questo momento sta andando bene, perché la manifattura nel mondo orafo in questo momento è ripartita prima, perché si rivolge spesso a mercati del sud-est asiatico, però in realtà stanno ripartendo anche gli altri settori e persino il tessile, che è quello abbiamo visto anche per quanto riguarda i licenziamenti il più in difficoltà, alcuni segnali positivi li ha visti adesso proprio al PT filati dell'altro giorno, ancorché piccoli, ma stanno un pochino ripartendo anche quello. E per tornare alla sua domanda sul discorso dei licenziamenti, io che sono sempre una donna pratica dico questo: ma possibile che si possa lasciare un marito e non un dipendente? Perché questo mi sembra una roba assurda, quando poi un imprenditore, se ha una persona che lavora per lui ed è brava, si può lasciare un marito e non la lascerà mai a casa, perché fa parte di quella barca.
Landini. Cosa dovrei rispondere? Sì. No, no, se sì, vuole lasciare il marito un dipendente, non so cosa dovrei rispondere. No. Io? Come dire, fuori di metafora, dice Mattioli, se si può... Era metaforica, no, ovviamente. Una metafora per dire, se finisce una storia d'amore, può finire anche un rapporto di lavoro all'interno di un'azienda, cioè nella fisiologia delle cose. La cosa importante è che questa persona venga ricollocata e in un mercato normale, aperto, come ci insegnerebbe il professor Guerrero, probabilmente c'è cioè quella dinamicità del mercato che consente la mobilità dei lavoratori. Questo credo sia il punto. Ma nessuno guardi, vuole che le persone stiano a casa. Se in questo paese si è deciso tutti assieme di bloccare i licenziamenti, c'è stato un blocco dei licenziamenti per diversi mesi e per alcuni settori è ancora previsto, è perché abbiamo dovuto fare i conti con una situazione assolutamente straordinaria, no? Perché anche i dati che venivano indicati, sicuramente c'è un dato di ripresa, ma se andiamo a vedere, per tornare ai livelli che c'erano prima della pandemia, la crescita deve essere ancora più forte di quella che veniva qui indicata, perché siamo di fronte a una situazione molto difficile. E banalmente, quello che si è oggi determinato, e io credo che sia un tema molto importante, è stato proprio quello nell'accordo che abbiamo realizzato anche col governo, firmato tra l'altro da tutte le associazioni, l'ha firmato Confindustria, l'ha firmato Confapi, l'ha firmato l'Alleanza delle Cooperative, e banalmente in quell'accordo si dice una cosa molto precisa, e cioè che se un'azienda ha dei problemi e deve riorganizzarsi, anziché licenziare, gli si chiede di utilizzare prima gli ammortizzatori sociali che sono a disposizione. Uno di questi è la cassa ordinaria, e gli si chiede questa cosa perché oggi le imprese, se per caso utilizzano la cassa ordinaria, da qui a fine anno non pagano alcun contributo. Questo perché, proprio perché si diceva è un investimento, diceva prima la signora che quello che si voleva licenziare, lei non vuole che si licenzi perché è una competenza, una professionalità, proprio perché io sono convinto che un'azienda investe sul lavoro, investe sulle persone, credo che sia utile trovare gli strumenti che permettono di affrontare questa cosa. Garnero. E siccome perdere il lavoro è un dramma per una persona, credo che sia un elemento molto importante in questa fase affrontare i temi, e se c'è da riorganizzare le imprese senza bisogno di arrivare a licenziamento. Garnero, in un telegramma, perché lei ha scritto un articolo recente su Sole 24 Ore in cui sostanzialmente dice congelare l'occupazione non sostiene il lavoro. Quindi sul blocco dei licenziamenti. Quindi sul blocco Garnero, dei licenziamenti. Lei che cosa pensa? Penso che in realtà sia una misura a cui abbiamo legato un'importanza forse più alta di quella che non ha. Lo strumento che è importante è la cassa integrazione. L'Italia è l'unico paese che ha introdotto un divieto di licenziamento, eppure negli altri paesi non abbiamo assistito a uno tsunami occupazionale. Anzi, la performance del mercato del lavoro in Francia e in Germania, per esempio, è stata migliore di quella italiana, perché ricordiamo che nonostante il divieto di licenziamento ci sono stati 558.000 licenziamenti nel 2020, quasi 1 milione di occupati in meno tra febbraio 2020 e febbraio 2021. Quindi lo shock c'è già stato, non è stato minore, e noi dobbiamo pensare anche a queste milioni di persone che ha perso il posto di lavoro. Ciò che conta, credo, che sia la cassa integrazione, perché licenziare costa. Se invece è possibile, come è stato con la cassa Covid, come con la cassa Covid, trasferire il costo del lavoro allo Stato, perché di fatto è stato così, è più conveniente ricorrere alla cassa Covid. Questa è la variabile, diciamo, lo strumento chiave, non tanto il divieto di licenziamento. A parte che non è vero che solo l'Italia ha preso questo provvedimento, perché in altre forme, sia in Germania che in Francia, che hanno utilizzato la cassa integrazione, avevano ad esempio introdotto il fatto che un'azienda che aveva utilizzato la cassa integrazione per i 6 mesi successivi che smetteva di fare la cassa non doveva lasciare a casa nessuno, proprio perché aveva avuto dei soldi pubblici. Dopodiché, quando si dice quello che è successo in Italia, se la vogliamo dire, certo ci sono stati dei posti di lavoro che si sono persi perché erano contratti a termine, perché erano precari, perché in questi anni anziché qualificare e stabilizzare l'occupazione si è fatta della occupazione precaria, e in più si è detto il milione di posti, si è utilizzato per la prima volta nei conteggi una cosa che in Europa si usa e in Italia no, che si è conteggiato anche le ore di cassa integrazione. Quando uno è in cassa integrazione non è licenziato, è dipendente in un'azienda che ha dei momentanei problemi. Aggiungo un'altra cosa che bisognerebbe cominciare a dirla. La cassa Covid è stata a carico di tutti, è vero,
ma la cassa ordinaria e straordinaria di cui stiamo parlando adesso la pagano le imprese e i lavoratori, non è a carico dello Stato. La cassa integrazione ordinaria, noi stiamo chiedendo di estenderla a tutti con un contributo da parte di tutti, e quando noi adesso diciamo che anziché licenziare si usi la cassa ordinaria, che è il senso dell'accordo che abbiamo fatto ieri sera, due sere fa, ed è stato firmato da tutti e anche dal governo, ha proprio questo significato. Allora io banalmente... Passo avanti, Landini. Dico banalmente, piccolo passo avanti, le facciamo vedere. In questo momento è utile... No, ma c'è anche un messaggio. Sì. Alle persone che hanno passato un inferno in questo anno e mezzo, tu gli devi dare il senso che quando hanno un problema non sono da sole. Va bene. E se vuoi rilanciare un'iniziativa nel nostro paese, vediamo oggi chi devi cambiato, anche Landini, investire però, in questa chi ha cambiato direzione. Vita. Andiamo a vedere i problemi concretamente. Questi sono concreti. Questi sono concreti. Sì. Andiamo a vedere. Non Francesca essere licenziato Mannocchi è un problema concreto. Le facciamo vedere molto concreto. Francesca Le facciamo vedere un servizio della nostra Francesca Mannocchi, che è andata a cercare una ragazza che ha cambiato vita. Vediamo. Vediamo. Buongiorno. Buongiorno Valentina. Grazie mille. Grazie a te. Grazie, buon lavoro. Grazie mille. Un bacio a te. Holly King, Miami FM. Sono Valentina, ho 32 anni e faccio la contadina, anche se dovrei dire imprenditrice agricola, ma preferisco sempre dire contadina. Sono tornata a Sorrento perché sono nata e cresciuta qui, fino a quando a 18 anni sono andata a studiare a Milano per prendere una laurea triennale in economia aziendale e poi una specializzazione in marketing. Però ho sempre avuto una fortissima voglia di tornare a casa. E poi per puro caso, tra più o meno 10 piante di zucchine e 20 piante di pomodoro, mi sono resa conto che effettivamente mi piaceva tanto quel lavoro. But she never lost her head. Ovviamente qua è tutto tipico peninsulare, nel senso che è tutto a terrazzamenti. È una cosa che ultimamente stiamo definendo come agricoltura eroica, perché qua non puoi meccanizzare nulla. Io adesso siamo in piano, ma scendo e salgo con le cassette piene a piedi, perché ci sono dei posti talmente impervi che non puoi fare altro che fare tutto a piedi. Che coltivi qua? Io coltivo solo ortaggi e verdure di stagione. In questo periodo ci sono le zucchine, i fagiolini, i fagioli, le cipolle che a breve andranno tirate, e le patate e ovviamente tutta una serie di varietà di pomodori infinita. A hustle here and a hustle there. New York City is the place. A fatica la femmina sa magno ciuccio. Detto in italiano è la fatica delle donne, quindi il lavoro fisico, ma anche la fatica generale delle donne, viene mangiata dall'asino. Sostanzialmente vuol dire che a prescindere da quanto uno possa fare e quanti risultati possa ottenere, poi la fatica delle donne, il risultato della fatica delle donne viene sempre vista come quasi un prodotto di scarto, no? Se avessi di fronte il presidente del consiglio, il ministro del lavoro, che gli suggeriresti? Gli suggerirei di parlare di più con le persone, gli suggerirei di ascoltare non tanto i rappresentanti, quelli che vanno si siedono ai tavoli, ma chi veramente lavora e chi veramente agisce a contatto con la terra, con la creta, con gli artigiani, con gli avvocati, con chiunque faccia però il mestiere quotidianamente, non solo con chi li rappresenta. Abbiamo bisogno di spiegare a chi un lavoro piuttosto che un altro non lo fa che cosa vuol dire farlo tutti i giorni, perché non tutti lo capiscono. Cos'è, secondo te, della tua generazione che la politica non capisce? Le paure. Io credo che loro tutti abbiano una grande, grande, grande consapevolezza di quelli che sono magari i problemi, le esigenze, eccetera, però non si rendono conto che noi abbiamo anche paura. Al di là di essere delle aziende, siamo anche delle persone. Valentina di cosa ha paura? Valentina ha paura di fallire. Landini, le paure... Le paure, la paura di Valentina. Certo, ma infatti esperienze di questo genere vanno aiutate. Infatti è proprio questo. Questa pandemia ha ingenerato paura. La gente rischia di sentirsi da sola di fronte alle difficoltà. È proprio per questo che è il momento, secondo me, di proteggere le persone e da un certo punto di vista di proteggere anche le imprese. Però è anche il momento di investire sulle persone. E quindi
Da questo punto di vista io credo che abbiamo un'occasione irripetibile, perché se pensiamo alla quantità di investimenti che il nostro paese può fare, non è mai successo nella nostra storia. Investire sulle persone, il capitale umano, che c'è il capitale umano. Allora io ringrazio lavoro, Maurizio Landini, il segretario della CGIL, Alessandro Carnero, economista, e Licia Mattioli, imprenditrice del lusso. Vi ringrazio, grazie per essere stati con noi. Il capitale umano, investire sulle persone. Prima della pubblicità vi facciamo vedere Antonio Bassolino, grande ritorno alla 7, e Federico Pizzarotti. Buonasera. Sono con noi. E quindi resistono questi pochi minuti di pubblicità e poi li troviamo qui in diretta con Luca Sappino e le ultime novità dal marciapiede di Conte. A tra poco. Bene, allora di nuovo in diretta alle 22.32 in questa lunga serata per capire quello che sta avvenendo in questo complicato scenario politico. Abbiamo deciso di chiamare due testimoni d'eccezione anche per capire quanto sia difficile oggi fare il sindaco, e quindi c'è in studio Antonio Bassolino, buonasera, già buonasera. Sindaco di Napoli, già ministro del lavoro, dirigente del Partito Comunista Italiano. Ci metteremo un'altra ora a dire tutti i titoli che lei ha ricoperto nella sua lunga e bella vita, e Federico Pizzarotti, che abbiamo già visto nella prima parte, sindaco buonasera di Parma. Nuovo. Due generazioni diverse. E torniamo sul marciapiede da Luca Sappino per capire che cosa sta avvenendo in queste ultime ore. Sei riuscito a rintracciare Conte, perché Concita ogni due minuti mi diceva Sappino la trova. No, sono un po' preoccupata per te, Luca, hai sete, hai fame. Quando vai in un ristorante ti puoi anche fermare a mangiare qualcosa volendo. Devi rispondere come umano lei. No, infatti volevo dirti infatti, Concita, che in fondo a questa infilata di tavolini stracarichi di prelibatezze c'è effettivamente una cena di alcuni senatori del Movimento 5 Stelle, che però stanno ancora mangiando e quindi non mi sono avvicinato. Siamo insieme ai ragazzi della troupe tutti digiuni, ma nel frattempo ci siamo intrattenuti con una serie di messaggi a esponenti del Movimento 5 Stelle. Allora aspetta, però Luca, ti voglio dire una cosa, però è profondissima. Questi, non ci hai detto chi sono questi esponenti dei 5 Stelle? Questo non è un segreto di Stato. Se non ce l'ha io, detto. Diciamo, il più noto è il senatore Cioffi, che è seduto lì, e io mi avvicinerò ovviamente a chiedergli cosa ne pensa, ad esempio, della scelta del collega di Crimi di indire la votazione sul direttorio su un sito però diverso da Bassolino Rousseau. Bassolino lo conosce, scusami. Questa Luca, cosa scusami, la chiederò a Cioffi, Luca, ma l'ho chiesta nel mentre. Luca, scusami, Bassolino conosce il senatore Cioffi? No. No, perché lo vedevo dalla faccia. E il direttorio? Il direttorio, sa cos'è il direttorio lei? Sì. Ne conosco altri, diversi di altri dirigenti nella storia, diciamo, ma non questo in particolare. No, scusate, perché Antonio Bassolino, anche se non parla, mentre tu, Luca, racconti di Cioffi, anche soltanto la mimica di Antonio Bassolino era molto eloquente. Senti, Luca, la votazione per eleggere i nuovi membri del direttorio, non potrà avvenire prima di 15 giorni, dicono fonti qualificate del Movimento 5 Stelle. 15 giorni così, sul marciapiede? Esattamente. Esattamente, e avverrà soprattutto su un sito che non è Rousseau ma è un altro sito scelto da Vito Crimi. Io ho chiesto la spiegazione di questa scelta, però nell'attesa che Cioffi finisca la sua carbonara, credo, a un autorevole esponente del Movimento 5 Stelle, membro del governo, molto vicino a Giuseppe Conte. Io ho detto: senti, ma mi spieghi questa mossa di Vito Crimi e soprattutto questo ultimo strappo, cioè Grillo aveva chiesto di usare Rousseau, invece si è scelta un'altra piattaforma, vuol dire che evitare la scissione ormai difficile? Beh, questo esponente molto autorevole del Movimento 5 Stelle mi ha scritto: no, non è difficile, è impossibile evitare la scissione. È una doppia negazione, attenzione, perché a quest'ora sono le 22.35. Evitare la scissione è impossibile, quindi si va verso la scissione. Sì. E grazie Luca, ristorati un attimo, poi con Cairo tanto ci parla David. Ci parlo io, sì. È lui che... Sì, certo. E invece io volevo tornare da Bassolino, perché intanto volevo sapere se Crimi sa chi è. Conosce Vito Crimi? Non lo conosco personalmente, ma so chi è. Scusi Bassolino, non è capitato alla Sai l'ultima con Parenzo e De Gregorio? No, perché come Vito Crimi è il reggente, sì, no? Sì. Ed è passato un brutto momento. Sì, è... nell'occhio del ciclone. È nell'occhio del ciclone. Modo. Federico Pizzarotti, vuoi favorire la tua competenza in materia
Ma subito crimi, di cui penso, citando Crozza, aveva all'inizio, per se vi ricordate, è stato il primo capogruppo e già all'epoca, insomma, era utile al sistema a mandare dei messaggi, è stato scelto non a caso. Allora, dopo io di Maio, con rispetto quindi... di tutti, volevo parlare anche di un impoverimento della classe dirigente con Antonio Bassolino, di un impoverimento proprio della classe dirigente, per arrivare poi a finire il nostro ragionamento su quel che dice Tajani, far cadere il governo. Tajani, Antonio Tajani, dice far, quindi Forza Italia, coordinatore nazionale di Forza Italia, credo ancora in carica. Assolutamente. Far cadere il governo sarebbe dei responsabili. Quindi per la prima volta compare sulla scena la locuzione, lei sa che nel lessico della politica sarebbe dai responsabili, e qualcosa significa nominare quella cosa, cioè reificarla, farla diventare un oggetto. Esiste la possibilità che cada il governo, Bassolino? Mi sembra molto difficile, perché sarebbe davvero una cosa irresponsabile di questi tempi, siamo ancora in pandemia. Ha ragione Draghi oggi a dire c'è un inizio di ripresa dell'economia, ma non siamo usciti dalla pandemia e dunque niente da escludere in politica, ma mi sembra davvero molto molto difficile. Le posso chiedere una curiosità? Sì. Cioè, la crisi che stiamo raccontando con Città del Gloria di Dio, spiegata in pochi secondi da Bassolino. Lei che ha capito di tutto questo? Lei che viene da un partito del Novecento, il Partito Comunista Italiano, dove c'era uno statuto, congressi. A proposito di statuti, la parola congresso. Almeno c'era uno statuto. Tutti che fumavano tre lì, giorni. Le emozioni, Cossutta, Ingrao, pure nella DC, quello, quella. Porta rispetto. Dorotei. Porta rispetto. No, porta rispetto. Sì, lascia parlare il questo sindaco. Questo sto dicendo, chiedendo. Vai. Allora, Bassolino. Io penso questo, che con la nascita del governo Draghi si è messo in moto un meccanismo, in qualche modo anche un terremoto politico, e nei 5 Stelle abbiamo un primo episodio. E più durerà il governo Draghi, come io penso e come io anche mi auguro e spero, dato le difficoltà del Paese, più noi vedremo dentro tutte le forze politiche dei movimenti, delle scosse. È proprio una fase nuova che si è aperta con il governo Draghi, e dentro i 5 Stelle vengono al pettine, e Pizzarotti lo sa assai meglio rispetto a me, tanti nodi, per esempio. Per tanto tempo i 5 Stelle hanno detto non siamo né di destra né di sinistra. Poteva reggere per un periodo. Poi c'è la realtà che viene fuori, e la realtà è che più di non essere né di destra né di sinistra, dentro i 5 Stelle si è di destra e di sinistra. Di destra che di sinistra. Sì, sì, non è di destra e di sinistra dentro i 5 Stelle. E la convivenza, che è durata a lungo, sotto invece leggi da non siamo né di destra né di sinistra, entra in qualche modo in crisi, in frizione. E questo è quello che sta succedendo. Oggi perché coinvolge i 5 Stelle. Il destra e sinistra non esistono più, è stato, di solito chi lo dice è di destra, ma comunque è stata la grande illusione, il grande paravento per far sparire questo, perché alla fine l'Assiton, lei Pizzarotti, non si esistono di destra o di sinistra. Nei tempi classici di una volta, esistono in senso moderno, in senso contemporaneo, ma esistono dovunque, in Italia, in Europa e nel mondo. Lei Pizzarotti. Ho salvato Bassolino. Di destra o di sinistra? Centro-sinistra. Vi facciamo vedere come vi ha descritti Maria Grazia Gerina. Bello. I due outsider. Compagne e compagni, amiche ed amici, cittadini di Napoli. Antonio Bassolino, come Massimo Troisi, ricomincia da tre, o almeno ci prova. 74 anni e 19 processi, tutti finiti nel nulla, si candida a fare il sindaco di Napoli per la terza volta, senza un partito alle spalle, a dispetto del PD che 11 anni fa, da padre nobile e protagonista della stagione dell'Ulivo, ha contribuito a fondare. E grande è stato il mio dolore. Da 11 anni non ho alcun incarico. Sarà
che il mestiere di sindaco, che nessuno vuole più fare, si addice bastian contrari. Noi pensiamo che la politica sia questa, parlare ai cittadini. Parlava così da candidato del Movimento 5 Stelle Federico Pizzarotti quasi un decennio fa, il primo sindaco grillino eletto nella storia d'Italia. È arrivato una persona onesta e per bene, è questa la rivoluzione del Movimento 5 Stelle. Il primo anche a subire il trattamento del fondatore ogni volta che ha provato a contraddirlo. Degli spifferi. Tra i pochi che hanno avuto il coraggio di sfidare Grillo prima del caos di questi giorni. Da uomo libero io non posso che uscire da questo Movimento 5 Stelle. Quando è nato eravamo persone libere, critiche, e adesso siamo quelli dei direttori praticamente nominati. Sospeso perché non aveva comunicato al movimento di essere indagato per la nomina del direttore del Teatro Reggio, non riammesso neppure dopo che l'indagine fu archiviata, decise di lasciare i 5 Stelle, ma non la fascia tricolore. Grillo mi ha augurato 15 minuti di celebrità. Vinse lui, anche senza Beppe. 15 minuti di notorietà sono diventati 5 anni di governo. Bassolino, questo era un comizio di pochissimi giorni fa, ma quanta gente c'era? Parecchia gente. Parecchia. Ed era la prima volta che si faceva un comizio, non solo rispetto al periodo della pandemia, ma anche rispetto agli anni scorsi. E io l'ho voluto, perché la politica deve essere social, com'è, e tutti dobbiamo saperla fare, ma la politica è anche sapersi guardare negli occhi e avere un rapporto umano e guardare la reazione sua mentre stai parlando e capirsi, cambiare argomento in base al rapporto tra persone. Cioè, E così intendo continuare a fare ancora. Senta, Bassolino, nelle come... settimane prossime. Scusi, la interrompo, mi scusi, certo. Pizzarotti, lei... No, io guardavo con ammirazione dell'esperienza, tornando perché... prima agli esempi che abbiamo fatto di alcuni parlamentari 5 Stelle, ma chi può avere lungo la storia questo rapporto col territorio rispetto a chi fa politica da tanti perché anni? Perché quando Bassolino era un dirigente del Partito Comunista, lei faceva judo, no? Sì, no, forse cioè, era elementare. Cioè, quando lei ha cominciato a votare, il Partito Comunista non c'era già più. Non c'era più di diversi anni. Allora, quindi, no, ascoltiamo un momento questo, perché le cose che lei ha appena detto, sindaco, tutti la chiamano ancora sindaco. Ed è quello che mi piace di più. Allora, le cose che lei ha appena detto contrastano col fatto che lei non è il candidato del centro-sinistra a Napoli, non è il candidato dell'intesa PD 5 Stelle a Napoli, e tuttavia i sondaggi la danno al 17,2%. Allora io vedo che Manfredi, il candidato diciamo ufficiale, è al 40%. Catello Maresca, che è il candidato del centrodestra, al 23% e lei al 17%. E poi ci sono Catello una serie Maresca di altri però ancora... Ancora traballa, non è chiaro, no? Ancora traballa. Però, insomma, diciamo, Bassolino di nuovo con il suo quasi 20% nei consensi. Ma che cosa è successo? Perché lei non è il candidato del centro-sinistra? Chi si è messo in mezzo? Io per diversi mesi, giorno dopo giorno, come una goccia, ho cercato di dire... Tanti cittadini mi stanno spingendo a candidarmi ed erano e sono cittadini di diverso orientamento politico, di sinistra, di centro e di destra, e soprattutto cittadini che da 10, 15, 20 anni non votano più, che fanno parte di quello che io chiamo il partito dell'astensionismo, che non è il vecchio qualunquismo di una volta, è un partito politico, è il più grande partito italiano, è il più grande partito francese, è il più grande partito napoletano, è fatto da persone che non votando esprimono un gesto politico, un fatto politico. Io ho cercato di ascoltarli, poi me lo dicevano pure nel nostro modo napoletano, usiamo il voi. Allora vi candidate? Oppure allora ci candidiamo, come se dovessero candidarsi anche i cittadini che mi spingevano. Io ogni giorno ho detto al PD riflettiamo, però, ragioniamo. Però
Però sindaco, il PD in campagna, abbiamo sì, qualche immagine di De Luca per caso da mandare, perché il PD in campagna ha scelto sì, anche un altro esponente che ha moltissimo seguito elettorale e un grande successo. Vogliamo vedere il presidente della regione Campania? De Luca. De Luca. È una persona di grande autorevolezza, di grande competenza. Credo possa garantire una prospettiva importante per la città di Napoli e per l'area metropolitana. Credo che si possa sperare di passare dal decennio della demagogia, dell'inconcludenza e dei debiti ad una stagione amministrativa all'insegna della concretezza, della semplicità e della, come dire, operatività. Qui il governatore parlava del candidato del centro-sinistra Manfredi, no? L'ex ministro dell'università. Sì, sì, lo so. Ma io penso questo, che gli ha fatto sindaco, il candidato sindaco di Napoli o di Parma non debba essere scelto a Roma e trapiantato a Napoli. Candidato sindaco di Napoli nasce a Napoli. Non si parte da Roma per arrivare a Napoli, si parte da Napoli e da Parma per spingere su Roma. Quindi avrebbe avuto le primarie, ad esempio? Non si sono fatte. No, le sarebbero piaciute, sarebbe piaciuto se si fossero fatte le primarie. Ma il PD non le ha fatte a Napoli, anche perché si sarebbe dovuto dare qualche spiegazione delle schifezze successe alle primarie di 5 anni fa, fuori ai seggi. Vi ricordate tutti cosa successe alle primarie di 5 anni fa? Io, qualcuno che si era barricato addirittura sì, all'interno di una sezione. Ma io guardo avanti, non mi interessa questo. Sì. Però Bassolino, mi scusi, si può vincere a Napoli contro De Luca? Si può vincere una campagna elettorale contro il parere del Presidente della Regione? Ma io sono per la collaborazione istituzionale. Io ho collaborato con Rastrelli di Alleanza Nazionale, sindaco di Napoli, il padre di Rastrelli, esponente attuale di Fratelli d'Italia. Da sindaco ho collaborato con Romano Prodi, sono stato un ulivista convinto, certo, e ho collaborato con Silvio Berlusconi, però, presidente del Consiglio. Però, quindi, però che lei voglia collaborare con De Luca non significa che De Luca voglia collaborare con lei. Io faccio la mia battaglia. E venite dallo stesso partito. Io mi rivolgo ai cittadini napoletani di diverso orientamento politico. E per me la battaglia, lei ha letto quei numeri prima, per me la battaglia è arrivare al ballottaggio. Poi al ballottaggio cambia partita. Tutto è diverso rispetto al primo turno. Al ballottaggio è uno e uno. Scompaiono tante cose. Io l'ho fatto già un ballottaggio, mi candido anche perché penso di saper fare il sindaco, come sanno tanti napoletani, e per questo mi metto a disposizione della città. Poi decideranno i cittadini. Allora, poco fa Pizzarotti con una battuta diceva: quanti processi abbiamo avuto a testa? Chi ne ha avuti di più di voi due? No, sicuramente. No, no. Io sono a 7. 19. 19? Sì. Io sono 19. A 7, quindi. Tutti, qualcuno in corso ancora? Uno in corso. Allora, qualche giorno fa Antonio De Caro, che è il presidente dell'Associazione Comuni Italiani, nonché sindaco di Bari, ha posto il problema della pericolosità del mestiere di sindaco. Nessuno vuol più fare il sindaco, cioè non si candida nessuno, ma non è vero perché poi i candidati ci sono, però insomma c'è un tema, diciamo, che riguarda il sistema legislativo molto serio, perché il sindaco è responsabile in sede penale e civile di moltissimi atti, i quali atti sono a volte completamente fuori dal suo controllo, no? Abbiamo fatto i casi in questi giorni di, non so, un albero che cade su una macchina e distrugge la macchina, è colpa del sindaco. Un bambino che si chiude la mano dentro la porta antincendio dell'asilo è colpa del sindaco. Per non parlare dei casi più clamorosi, no? Chiara Appendino a Torino, cioè quasi tutti i sindaci hanno avuto procedimenti giudiziari. Allora, questa legge deve essere cambiata ed è, credo, dentro la riforma che il ministro Cartabia ha allo studio, no? Effettivamente firmare un provvedimento, quando voi firmate dei provvedimenti, appalti, pensiamo agli appalti, come fate ad essere sicuri che non vi costerà caro?
Allora, da una parte c'è di bello che gli appalti dopo la riforma non li firmiamo più noi, noi firmiamo solamente tante volte, e alcuni dei miei procedimenti sono legati magari a trasmissioni di dati a enti superiori, la rendicontazione alla Corte dei Conti, al MEF, al MIBACT, documenti che vengono preparati dai dirigenti che magari hanno 500 pagine ed è evidente che il sindaco non entra nel merito. Devi delegare. Questo è evidente, ci sono competenze, ci sono anche retribuzioni molto diverse tra i dirigenti e il sindaco. E quindi cioè prendono di più i dirigenti del sindaco. Questo ovviamente, ma anche perché sono competenti nella loro materia, e quindi il sindaco coordina quando alla fine. Ignazio Marino disse che lui quegli scontrini non l'aveva neanche visti perché li avevano che, ecco, che poi diciamo fu assolto in tutta la linea, anche questa era una cosa che diceva dà la colpa ai dipendenti, ma invece era posso così. Aggiungere essendo d'accordo che fare il sindaco ieri e oggi è la cosa più dura ma è anche la cosa più bella, bisogna sempre sapere tutte e due le cose assieme. Perché non c'è niente di più bello che fai un atto e lo vedi concretamente. Nella tua città. È un po' come stirare, diciamo. Sì. Dalla stessa soddisfazione. Sì, sì. Soprattutto sulle piccole cose della vita quotidiana, che sono importanti per tante persone. Bisogna modificare alcune norme che caricano sulle spalle dei sindaci dei pesi francamente eccessivi e assurdi, patrimoniale. Ma al tempo stesso chi si candida a fare il sindaco, mi permetto di aggiungere, altrimenti sta a casa. Chi si candida a fare il sindaco sa di doversi assumere delle responsabilità. Ecco, però, lo dicevamo prima, no? È vero, e aggiungo il fatto che non si trovano candidati adesso, diciamo, dei comuni piccoli. È che abbia la coscienza a posto, cerchi di circondarsi di competenze di primo piano, però è giusto quello che De Caro dice e lo sanno tutti quelli che hanno fatto. E l'importante è che bisognerebbe anche essere molto ricchi o molto poveri, no? Molto ricchi o molto poveri, sì. Perché se non hai nulla, male non fare, sì. Paura non avere, sì. Nulla mi possono togliere, sì. No, ma anche per oppure questo, essere, ma anche diciamo, per questo bisogna modificare alcune cose, eh? Perché sì, se no si torna alla politica di un tempo. Abbiamo perché la pubblicità, no, alla carica di sindaco. Dobbiamo andare in pubblicità, però un po' mi dispiace accedere un po' mi dispiace andare in pubblicità e vorrei che Bassolino torna anche di Sarossi. Antonio Bassolino ci promette che tornerà? Con piacere. Andiamo in pubblicità. Adesso si può andare in pubblicità. Con più serenità andiamo in pubblicità. Con molto piacere, vengo. Con molto piacere. Oh,
Oggi Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni, muore giovane, che caro agli dèi, diceva Menandro, eravamo in Grecia nel IV secolo avanti Cristo. Leo Gullotta, buonasera, che benvenuto. Onore. Grazie, e che privilegio, grazie, averla qui con questo rosso meraviglioso. E di questi tempi i colori, almeno per me, hanno un significato. I colori... Quindi rosso è bene augurante. Speranza. Rosso speranza, rosso speranza. Muore giovane, che caro gli dèi. Muore giovanissima, ma in questo caso la morte, come nel caso di Diana, non annulla niente, è lì presente sempre, tutti i giorni, nell'immaginario collettivo della gente, delle regole, non gliene importava assolutamente nulla sotto nessun aspetto, era lì, era... Poteva essere, è meravigliosa, è bellissima, è regale, ma poteva essere tranquillamente una di quelle figure tipo Madre Teresa di Calcutta, pronta verso gli altri. Infatti lei, prima, dopo, durante, era sempre disponibile verso gli altri. Combatteva questa sua guerra all'interno della casa reale con azioni umanitarie. Ci credeva. Guardi, Gullotta, lei dice questa guerra all'interno della Casa Reale e noi ci colleghiamo con Benedetta Perilli. Buonasera, Benedetta Perilli, giornalista. Ciao. Di Repubblica, esperta. Buonasera. Di società, costume e grande amante, penso, no, delle dinastie. Perché quando ne parlavamo giorni fa con Benedetta di questo, cos'è che rende Diana immortale, lei diceva, beh, è stata... in qualche modo una femminista inconsapevole. Ora bisogna toccare le parole con leggerezza, ma che cosa intendevi dire, Benedetta? Ma fondamentalmente mi verrebbe da dire peccato che qualcuno non ha mai detto a Diana che il principe azzurro non esiste, perché poi in fondo il vero problema della sua intera esistenza è stato quello di voler crescere, di voler fortemente sposare un principe. C'è riuscita, l'ha sposato e poi si è evoluta nell'arco della sua vita. Quindi diciamo, Diana non nasce come una femminista, non possiamo assolutamente definirla tale, anzi viene educata a sposare il buon partito, ma Diana vive un po' l'archetipo di tutte le relazioni, quello che vuol dire soffrire, non essere amata, non amare, tradire. Da questo ne esce un personaggio completamente nuovo che sì, perché no, ci sono un sacco di gender studies che analizzano Diana anche proprio come icona femminista. Io ho una curiosità da chiederti, visto che sei esperta di questi temi e io no, e quindi diciamo da cronista comune te lo voglio chiedere. In realtà Diana ha rappresentato anche una grande occasione per i Windsor, per la famiglia reale, e l'ha aiutata in qualche modo, no? In una fase di cambiamento. Qualcuno potrebbe dire un'operazione di rebranding, no? Se volessimo usare un termine oggi comune. Quanto Lady Diana ha aiutato appunto la famiglia reale anche nel percepito globale? Assolutamente, Lady Diana è stata una grande occasione per la famiglia reale, possiamo dire anche però un'occasione persa, perché se poi di nuovo al confronto con la grande novità, che possiamo dire senza dubbio essere Meghan Markle, la moglie del principe Harry, se di nuovo si incorre negli stessi problemi, negli stessi errori del passato, allora forse la casa reale non ha imparato niente dalla storia di Diana. Non hai imparato niente. A me, David, Leo, Diana è una figura che ha sempre messo moltissima malinconia. Sempre trovata una persona molto infelice, molto in fuga. Per la sua storia. Una donna in fuga, no? Mi sembrava una donna. Sì, però strapiena di umanità. Io non sono un esperto come David, ma volevo fare anch'io una domanda da popolino, ovviamente. Ma diciamo, questa soluzione della principessa Diana poi a comportarsi in maniera diciamo non consono per la casa reale, è vero che tutto questo scattò e aspettò il momento di sapere ufficialmente che insomma il maritino stava con l'amante, perché pare che non si possa dire. Questo è veramente Leo va diretto comunque, cioè il tema è Carlo non ha mai lasciato Camilla e a un certo punto questo è stato chiaro. Benedetta, in due parole, perché poi su questo abbiamo una piccola sorpresa.
In due parole, vi ricorderò quello che hanno detto il giorno del loro fidanzamento, quando i cronisti domandano siete innamorati. Diana risponde oh yes, Carlo risponde whatever in love means, qualsiasi cosa significa essere innamorati. E già lì uno doveva capire. Ma noi, cioè, non abbiamo fatto questa domanda, però. Noi non abbiamo fatto questa domanda. Non ha risposto alla mia gentilissima richiesta. Ma nel senso, la questione è che Carlo e Diana probabilmente non si sono mai amati, Camilla è stata sempre presente nella vita di Carlo, non l'ha mai abbandonato, nel momento in cui poi Diana ha trovato la forza di divorziare, poi finalmente Carlo è tornato da Camilla e le cose stanno... Camilla è stata... È così, Leo, ti faccio sentire, Benedetta, anche tu, vi faccio sentire Valeria Montebello, la nostra inviata nel Secret Web, Valeria Montebello, giornalista... Foglio e tante altre pubblicazioni, ha una sua newsletter che va per La Maggiore e per noi cura questo spazio Secret Web e ci parla di un aspetto curioso e vedrai che forse ti risponde. Chi ha molti fan, chi ha molti ammiratori ha un grandissimo potere d'odio nelle sue mani. E chi ha più fan, più ammiratori di una principessa bionda, bellissima, bravissima, morta prematuramente in un terribile incidente d'auto? Chi ha più fan al mondo di Lady Di? Nessuno, credo. Bene, tutti questi fan, tutte queste persone, questa orda di persone adoranti, che scrivevano poesie d'amore, parole di entusiasmo, di pace, di benessere, di gioia, il giorno dopo la morte di Lady Di, si è trasformato in un'orda di persone odianti, di haters, che hanno iniziato a scrivere parole di odio, di cattiveria a Camilla Parker Bowles, la duchessa di Cornovaglia, il contraltare di Lady Di, no? L'amante inserita nel girone infernale degli amanti. E quindi com'è possibile che le persone... da un giorno all'altro, da parole d'amore, di gioia, scrivano parole d'odio, di cattiveria. Forse perché dobbiamo ammettere che in ognuno di noi c'è un hater e dietro parole d'amore spesso si nascondono altrettante parole d'odio. Io non credo che Leo Gullotta sia odiato nei social. Com'è facile, ma... però, no? È veramente facile diventare oggetto di essere dalle stelle alle stalle. Però infatti no? È curioso, no? Perché all'epoca di Lady Diana i social, non, quando ci fu anche quella terribile tragedia, i social non c'erano. Sì. E oggi è bello questo perché intervento. Perché è tornata? Perché è tornata? Perché è tornata Diana con questo film. Avrei visto Leo, The Crown. Magari ragazzi molto giovani non conoscono, non hanno mai visto l'immagine, adesso l'avranno vista, l'immagine di Lady Di in questi giorni senz'altro, ma sicuramente conoscono, avranno visto il film The Crown, no? Emma Corrin, l'attrice... sì. L'attrice che ha interpretato Diana in questa serie TV fortunatissima, molto brava, devo dire, tra forse l'altro. Forse ho la sensazione che il matrimonio, visto che fin dall'inizio c'era lì l'amante al caldo da tenere, forse perché nella comunicazione, forse hanno pensato che questa immagine di Diana era positiva, era semplice, era un'immagine... di semplicità, soprattutto di positività, a differenza di Camilla. Vabbè, insomma, l'hanno voluta nascondere. L'hanno voluta nascondere. Allora io ti porto adesso piano piano su un terreno che ti è più proprio, sempre però rimanendo sul tema di che cosa contribuisce a diventare un immortale, cioè che cosa definisce l'immortalità. Il talento, la prematura scomparsa, cioè sono tante le cause che fanno così, vengono in mente Kennedy, James Dean, Marilyn Monroe, no? Tante, che cosa hanno in comune tutte queste sicuramente persone? Sicuramente l'intelligenza, il talento, ma soprattutto credo una qualità di immediatezza, di onestà. Anche se poi c'è tutto di dietro, per carità, figure come Kennedy, ma non parlo soltanto delle figure come Kennedy, mi allargo tantissimo, il personale, l'artista arriva al pubblico nelle sale, al cinema, nei libri, l'editoria, la canzone, la musica, il ballo, perché l'artista, che non è il ballerino bravo, l'attore bravo, l'artista, qualcosa che ha in più, perché va a colpire l'emozione diretta del pubblico, cioè tu parli, balli, canti col pubblico in sintonia perfetta, come una partita di ping pong. Ti faccio vedere diventa un artista... una,
Entri in vibrazione, no? Entri in vibrazione. Ti faccio vedere una perfetta incarnazione di quello che hai appena detto. Questa è un'intervista a Tilda Swinton, che in questi giorni è stata a Roma ed ha vestito gli abiti di scena di Pierpaolo Pasolini. Vediamo questo servizio. Questi costumi sono iconici e per quelli che sono devoti come noi al cinema di Pasolini sono estremamente vibrazionali e vivono davvero di vita propria. Ma perché ha scelto proprio Pasolini e non un altro artista, un altro regista? Pasolini come regista, come artista, come scrittore, poeta, attivista politico è un portale d'accesso. Per me è un artista straordinariamente importante. L'ho scoperto grazie a uno dei primi registi con cui ho lavorato, Derek Jarman, che è stato molto ispirato da Pasolini nel film Caravaggio che ho fatto nel 1985. E c'era Roma così lontana. L'anno prossimo ricorre il centenario della nascita di Pasolini. Io ho letto che lei lo ha definito un artista senza tempo. Che cosa lo rende senza tempo? Penso che sia senza tempo, perché è in grado di abbracciare la modernità. L'ho anche definito un punk romantico, perché è un poeta della solitudine, ma anche una profonda coscienza sociale. Penso che sia un modello gioioso e potente, soprattutto per i giovani che magari non conoscono la sua opera. Non vedo l'ora che i giovani mi chiedano Pasolini chi, così posso rispondere. Andate, correte a vedere tutti i suoi film, sentite quanto è viva la sua parola. Beh, è terreno tuo questo. Un'intervista di Rosa Praticò, che ringrazio per questa bellissima esclusiva per noi. Tilda Swinton è stata a Roma e non ha grande personaggio. Stiamo parlando comunque di una magnifica attrice. La testa, come vedi, parla tranquillamente, non si ferma soltanto al suo lavoro, ma va oltre. E Pasolini l'ha colpito. Mi fa piacere questo servizio e mi fa piacere questo piccolissimo omaggio. Di note pasoliniane, proprio perché ho sentito all'inizio della trasmissione, purtroppo ai media, ma l'avete affrontato, la mattanza. Quindi dicendo Pasolini, oltre l'opera straordinaria, eccezionale, l'artista, l'uomo di cinema, lo scrittore, e però con quello che è accaduto a Santa Maria Capua Vetere, la mattanza. Pasolini, la memoria, perché siamo un paese, secondo me, senza memoria. Chissà perché si dimentica tutto, anche quello che si è mangiato il giorno prima. L'Italia, la memoria. E voglio regalarvi qua in onda un frammento del pianto della scavatrice dalle ceneri di Gramsci, scritta nel 1957, a firma Pierpaolo Pasolini. Stupenda e misera città, che m'ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini. Le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre, come andare duri e pronti nella ressa delle strade, rivolgersi a un altro uomo senza tremare, non vergognarsi di guardare il denaro contato con pigre dita dal fattorino che suda contro le facciate in corsa in un colore eterno estate. A difendermi, a offendere, ad avere il mondo davanti agli occhi e non soltanto il cuore, a capire che pochi conoscono le passioni in cui io sono vissuto, che non mi sono fraterni, eppure sono
fratelli proprio nell'avere passioni di uomini che allegri, inconsci, interi, vivono di esperienze ignote a me. Stupenda e misera città che mi hai fatto fare esperienza di quella vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognun era il mondo. Beh, l'applauso grazie, dello studio Leo. Forse no, direi grazie Leo. Non ci grazie, grazie Leo di questo regalo che ci hai portato, di questo grande privilegio. Hai ragione, le parole di Pasolini sono così, ti portano sempre da un'altra parte, no? Adesso qualunque cosa uno dica è una banalità, però tu facevi riferimento a Santa Maria Capua Vetere, sono giuste per Santa Maria Capua Vetere, sì, cioè sì, ti portano sempre ti dove ti devono portare. Prima di chiudere, un uomo di cultura e di spettacolo come te, una figura come Pasolini in Italia non esiste, c'è un intellettuale a tutto tondo che si è cimentato in diversi campi, dalla scrittura, al giornalismo, all'inchiesta, al teatro, al cinema. Era interessato dalla vita, del suo lavoro, dell'osservare, del dire, la famosa lettera del Corriere della Sera. Io so. Ma non ho le prove. Non si può, no. Ma perché mancano secondo te queste figure oggi? Cioè è difficile che... Ma gli ultimi 33 anni, a mio modestissimo avviso, sono stati deleteri per il nostro paese. 33? Eh? 33. Da dove inizi? Da dove è questo punto? Hai già fatto il conto? Sì, tu. Da dove iniziano? Tu lo sai da dove iniziano. Sì. Da 1900? Da quando un signore che faceva molto bene il suo lavoro di imprenditore televisivo si avventurò e creò una cosa importante. È stato quello, no? Poi da quel momento decise per varie motivazioni di entrare in politica. Pensa che sembra un tempo così lontano. Lentamente, insomma, è stato il denaro a pagare continuamente, a pagare tutto. Non è vero che il denaro può avere tutto, ecco le condizioni di la oggi. Questione è il denaro, però un'ultima cosa voglio chiedere, Gullotta, prima di chiudere. Gullotta sembra l'ufficio, Leo. A Leo, no, perché a Leo, voglio chiedere a Leo Gullotta, se ci diamo del tu. Tu sai che noi ci diamo del tu nella vita privata, però questo non è rispettoso verso Leo, chi ci ascolta. Signor allora, Leo. Signor Leo, ecco. Mi dia allora, del Leo. Onorevole Leo, eccellentissimo Leo. Noi ci siamo incontrati spesso nel lockdown, perché abitiamo non lontano, e Leo era in prova in quel periodo di uno spettacolo che non sarebbe andato in tournée. Che non è andato in tournée, quindi è stato molto difficile per gli artisti tenere la memoria, tenere... Adesso, poco fa mi dicevi, non possono pensare che noi riapriamo come una bottega. Che cosa vuol dire questo? Ma perché non sconoscono tutta la parte politica, e l'eccezione ovviamente fa la regola, non conoscono la macchina spettacolo. Perché ogni cosa che si fa nello spettacolo, intanto 80.000 persone sono rimaste ferme per un anno e mezzo ed oltre, 80.000 certo. persone, tutti tecnici, quindi vuol dire 80.000 famiglie, con qualche regalino, niente di così speciale. Mi auguro che il ministro Franceschini faccia di più, vada oltre, ma non conoscono tutta la parte politica, le città, a parte il ministero, gli assessori, non conoscono la parte politica, la parte dello spettacolo, la macchina, perché, tutto quello che c'è, perché pensano appunto alla bottega, cioè il 25 si apre e si chiude, perché pensano come in molti altri ambiti della vita che nello spettacolo quando una cosa accade stia accadendo in quel momento, ma in realtà come sempre anche nelle nostre vite quando qualcosa accade è finita di accadere, è già accaduta. Comunque, accade perché è la adesso, fine di un processo. Riprendere adesso lo spettacolo
è un momento di incontro emozionante. Ne riparleremo. Meno male che è ricominciato questo. Torna a trovarci. Leo Gullotta, torna a trovarci davvero quando vuoi. Noi dobbiamo chiudere qua, ma ricordare che subito dopo di noi c'è un grande film che tutti noi e meno tre sicuramente conosciamo, che è Indagine su un cittadino al di sopra. No, ma veramente? Ma così me lo stai dicendo? Noi che ci mettiamo qua nel camerino a guardarlo? Io resto a vederlo. Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. Con un meraviglioso Volonté. Con un meraviglioso Volonté. E noi ci vediamo domani, stessa ora, stessa rete. Gettate il telecomando e godetevi questo straordinario film. Davvero, restate a vedere il film. Grazie.